a una nostra squadra in Europa, c'è il doppio successo negli ottavi di Uleb contro l'Unix di Kazan. Questo il quintetto per coach Pesic con Ilieschi, Hawkins, Bodiroga, Tonolli e Tuscek, con Echezze dunque che parte dalla panchina per coach Pesic, che ritrova Jasmin Repeša contro il quale ha perso nella serie playoff dell'anno scorso, nella partita di questa stagione. Un rapporto difficile quello fra il coach serbo e quello croato. Nell'autunno del 2002 Pesic con il suo Barcellona era imbattuto finché non trovò il Cibona di Repeša e perse. Dopo quella partita Repeša passò la Fortitudo e tre settimane dopo incontrò il Barcellona infliggendogli la seconda sconfitta stagionale. Jasmin Repeša, che oggi dunque ha i problemi di cui si parlava con Bellinelli e Bagaric, non ha Rombaldoni, parte con Garris Green, Mancinelli, Lorbeck e Bagaric. Molta attesa per Stefano Mancinelli, capitano di questa squadra che potrebbe andare sulle orme di Dejan Bodiroga. Jasmin Repeša che si gioca quest'anno la sua terza Final Eight, le prime due sono andate così così, l'anno scorso uscì ai quarti, nel 2004 in semifinale contro la Scavolini. E allora ieri ha detto Trezza Zrezza, proverbio slavo traducibile più o meno, alla terza va bene, in italiano è un po' il contrario, non c'è due senza tre, in serbo e in slavo, in lingua slava è differente. Lui dice buona la terza, la testimonianza però Franco di quanto tutto l'ambiente fortitudino creda e abbia lavorato per questa Final Eight. Beh sai, i proverbi sono fatti per avere la doppia versione, chi fa da sé fa per tre, l'unione fa la forza, tanto per dirne uno. Quindi ognuno li gioca e li usa a suo piacimento e soprattutto a sua utilità personale. Quello che certamente è rilevante di questa partita è l'estrema incertezza. Non credo che ci sia al mondo uno che riesce a dare più di un decimo di punto di percentuale di favorito, perché veramente queste due squadre, al di là della partita di una regular season che è diversa dalle partite secche, sono assolutamente equivalenti. Un altro aspetto che potrebbe pesare è il fatto che la Fortitudo, nei precedenti di cui abbiamo parlato, ha spesso vinto in grande rimonta. Due esempi, gara 5 nel 2003 sotto di 20 punti, alla fine ha vinto la semifinale playoff qualificandosi poi per la finale, l'anno scorso in gara 4 era sotto di 19 ed ha recuperato qualificandosi per la finale stessa. La Fortitudo potrebbe essere in questo senso un po' più tranquilla, sa che andare sotto anche di tanto, almeno la storia lo dimostra, non vuol dire che la partita è finita. No, per carattere suo proprio, però sai, con i Basili, i Douglas e i Vujanici è un po' diverso, avevano una tale conoscenza del gioco, una tale sentore di quello che poteva succedere, e poi sei a fine stagione, è diverso, contano molti altri fattori, qua siamo ancora nel pieno, del vivo, del rigoglio del fisico e atletico e psicologico. Credo che in una partita secca nessuno si auguri questo. Immagino, tanto per entrare nel vivo della partita, che all'inizio fra Bagaric e Keizer quello che sarà, diciamo così, più attivo e più prolifico potrà dare il vantaggio, ma è tutto tornato a zero perché non c'è, quindi. E Bagaric è in quintetto nonostante il problema alla schiena e i pochi allenamenti fatti in questa settimana. Tuscek e Tonolli lunghi per coach Pesic, Bagaric e Lorbe lunghi per coach Repeša. La Fortitudo è una squadra che usa soprattutto nei primi minuti di partita andare molto sotto canestro. Staremo a vedere chi avrà ragione con questa scelta di partenza. Tonolli parte con la palla 2 contro Bagaric, alza la palla all'arbitro Cicoria che con Chiari e Tolga Sahin dirige questa partita. È cominciato anche il secondo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2006 con la prima palla giocata da Key Wayne Garris, l'anno scorso finalista qui con la fantastica bipop Reggio Emilia di Fabrizio Frates. Lorbeck contro Tuscek in un duello tutto sloveno, Mancinelli contro Bodiroga, spalla canestro, non c'è spazio per attaccare perché Bagaric e Tonolli si allacciano. Alla fine arriva il fischio di Chiari, primo fallo della partita, firmato Alessandro Tonolli. Figlio della impotenza fisica fra virgolette, qui purtroppo non è inquadrato in questo momento, però evidentemente la pressione che sia Tuscek che soprattutto Tonolli quando sta marcando Bagaric porta a fare dei falli assolutamente inutili come in questo caso. Si alza Key Wayne Garris sul passaggio di Bagaric, è caldo Key Wayne Garris, questo parquet, questi canestri gli portano davvero bene, almeno giudicare dal grande inizio di questo giocatore che nelle ultime partite si è scaldato solo nel secondo tempo a Kaunas per esempio, oppure in campionato contro Varese quando ha segnato tutti i sei punti nel solo secondo tempo. Hawkins gioca il pick and roll, Bagaric resta con lui, poi la palla è per Tuscek, ruota
Lorbeck contro di lui, poi Tucek opportunamente mette palla a terra, ha visto arrivare Lorbeck senza il controllo del corpo, l'ha attaccato in uno contro uno. Beh, il fallo è ben speso, tuttavia Lorbeck non si è trovato nelle migliori condizioni per evitare di doverlo spendere, poteva venire fuori con una migliore angolatura per forzarlo magari sul fondo. Hawkins ancora contro Lorbeck, cambia in difesa la Fortitudo, fuori per Tucek che ha spazio per la tripla che non va, rimbalzo lungo, lo tocca Garris e lo tocca verso Mancinelli, contropiede di Bologna, lo scarico per Nate Green che si alza, il tiro corto, solo maglie bianche a rimbalzo, strappa David Hawkins che quando mette a palla a terra e prova il suo costo costa è davvero devastante, magari ce lo contiene bene e poi Hawkins è costretto a sbattere la palla contro il centro croato della Fortitudo per non incorrere nella palla persa, rimessa per Roma 18 secondi sul cronometro dei 24. Un po' di frenesia controllata perché prima è andato dentro dove non aveva spazio Hawkins, però dopo ha avuto una freddezza prima nel prendersi la rimessa e poi nel fare questo eccellente passaggio. E Bodiroga con grande astuzia trova il varco per ricevere il pallone, segna comodamente i primi due punti della partita della Lottomatica. Garris adesso in palleggio contro Vlado Ilieschi, altro giocatore in grande crescita per la Lottomatica, pallone impossibile dentro per Lorbeck e poi con le sue mani da pianista in senso letterale della parola va a segnare con il semigancio, grande passaggio di Kiwan Garris che ha cominciato molto caldo questa partita, ancora l'aiuto profondo di Lorbeck che poi recupera su Tonolli, resta Ilieschi contro Garris, lo attacca tirando subito a tre punti, ancora un rimbalzo lungo toccato e controllato questa volta da Roma con Marco Tucek. Hawkins contro Nate Green, un duello splendido questo tra uno dei migliori attaccanti uno contro uno dei migliori difensori uno contro uno del campionato, primo round per Nate Green, poi Hawkins esagera un po' con Chiari che va a parlargli un momento, gran giocata difensiva comunque di Nate Green. Beh, immediato provvedimento di Pesic che ha capito, tanto che Hawkins credo ce l'avesse più con se stesso perché non può pensare che non si potesse chiamare quel fallo e quindi vuole metterlo subito, rimetterlo subito secondo i canoni mentali di una partita sia pure di grande intensità come questa. Beh, certo lui parla con l'arbitro, ma Hawkins è troppo bravo e troppo intelligente per non aver visto che spalla contro petto difficilmente ti danno il fallo a favore. Spesso succede, uno dei tuoi migliori giocatori, soprattutto se è molto giovane come David Hawkins, arriva molto carico alla partita, a volte si è troppo carico, forse Hawkins è incorso in questo inconveniente. Mancinelli ad attaccare Bodiroga, scarico per Bagaric che controlla nel traffico, ancora il fischio arbitrale questa volta di Cicori e fallo ancora di Alessandro Tonolli, sta andando sotto la Fortitudo ma diversamente dal solito, non cercando il post basso, mentre noi vediamo la gran giocata difensiva di Nate Green, credo che non ci siano dubbi su questa chiamata. Dicevo, normalmente la Fortitudo va sotto dai propri lunghi cercando di spalla canestro, invece adesso abbiamo già assistito a un paio di tentativi uno contro uno proprio per poi liberarsi per lo scarico verso i lunghi, spezza il raddoppio Mancinelli, poi va con un tiro difficilissimo, tocca Bagaric, tocca Lorbeck, controlla però Ilieschi che prova a correre per Bodiroga che poi ancora con grande pulizia va ad appoggiare al tabellone. Questi primi minuti li ha fatti la Fortitudo, però con un paio di semplicissime azioni Bodiroga tiene lì l'automatica. Beh, quando poi c'è il rimbalzo che ricadendo non rimbalza neanche verso l'alto ma cade in avanti e la palla va fortunatamente per la squadra in difesa nelle mani del playmaker, vuol dire automatico contropiede. Sta un po' esagerando Mancio adesso. Sconocchini prova un numero sul fallo di Nate Green, ancora il contropiede di Roma, ancora dopo un rimbalzo lungo, Repeja chiede maggiore calma. Dalle prime azioni mi sembra di capire che Repeja abbia chiesto a Mancinelli di attaccare con insistenza Dejan Bodiroga, prima forse però la palla va mossa un po' di più perché con la difesa tutta piazzata tutti sono pronti ad aiutare Bodiroga. È ovvio l'uno e ovvio l'altro, che si voglia attaccare Bodiroga per stancarlo, per caricarlo di falli va a san dir, che però si debba farlo diciamo così nei tempi e nei luoghi acconci è altrettanto vero, soprattutto se fai dal centro, di ricordarsi che dietro non è nessuno che ti copre il contropiede, non è un caso che anche in quest'ultima occasione Sconocchini ha trovato via libera. Uno su due di Sconocchini, andiamo a bordo campo un momento. Per quanto riguarda la situazione di Hawkins, è uscito semplicemente perché ha subito una ferita sopra la testa, quando è uscito non aveva in realtà richiamato Pesic, è uscito lui per farsi medicare, adesso c'è lo staff medico al lavoro per cercare di fermargli, c'è un po' di sangue che esce sulla testa. E come sapete con il sangue che esce non si può giocare, è davvero un brutto colpo per Roma. Tonolli ancora il contropiede
della Lottomatica. Lottomatica aveva molto timore del contropiede invece della Fortitudo. Invece finora la partita vede l'Automatica correre tantissimo, la Fortitudo un po' meno, anche se Kiwain Harris spezza subito la difesa allungata di Pesic. Beh, questo non è un contropiede, però è una diciamo un'iniziativa forse non prevista dalla difesa romana. Squadra romana invece che finora ha fatto tre eccellenti contropiede, una rimessa sbarazzina che ha liberato Bodiroga sotto canestro. Dobbiamo ancora vedere cosa succede a difese schierate, però. Mancinelli dopo la gran stoppata di Bagaric, Harris in transizione non va, prova a lottare Bodiroga, tocca l'orbe, controlla Mancinelli che si butta dentro con grande energia, poi palla per Bagaric, fischio contro Ugo Sconocchini, direi, di Sahin, anche se il fallo è arrivato in comproprietà, diciamo, fra Sconocchini e Tonolli. Vediamo la chiamata arbitrale per Ugo Sconocchini, per Tonolli sarebbe stato il terzo fallo. Andiamo a rivedere ancora Mancinelli con grande energia, il fallo è di Ugo Sconocchini, ben rivisto dalla nostra telecamera sotto il canestro. Beh, sai, per quanto sia un eccellente, anzi un leggendario vorrei dire, atleta, Ugo, qualche mesetto è passato, però arrivare a stoppare fino a quelle cime lì è difficile, quindi il fallo mi sembra plausibile. Vedi come aveva azzeccato subito la psicologia di Pesic, è difficile che sbagli, eh? Stiamo vedendo che proseguono le operazioni nel tentativo di tamponare la ferita sulla testa di David Hawkins. Non va neanche il secondo tentativo di Bagaric dalla lunetta. Bodiroga resta contro Lorbeck, prova ad attaccarlo, c'è spazio per lui, l'aiuto arriva anche di Bagaric, scarico fuori per Tonolli, palla che gira bene per l'Automatica, tripla di Vlado Ilieschi, e adesso contro la difesa schierata l'Automatica ha subito prodotto un ottimo attacco sfruttando le rotazioni della Fortitudo. Adesso in avanti con Harris, poi Lorbeck, ancora Harris, vuole palla, Bagaric la richiede con energia, si appoggia a Sconocchini, fa vedere molto male il suo movimento e Chiari è lì a un metro, non può che fischiare il fallo in attacco di Dalibor Bagaric. Beh sì, anche perché ha esitato Dalibor, guardate, vado su, no, non vado su, beh adesso ci vado, quel gomito destro indubbiamente molto ma molto sospetto, anzi non sospetto, quasi certamente una gran chiamata arbitrale. Sconocchini per Bodiroga, Ilieschi esce dal blocco di Tusci, che poi Tusci che gli porta il blocco per il pick and roll, scarico senza guardare per Sconocchini che si alza, tiro che non va, cioè il buon lavoro di Marco Tusci che sfrutta il rimbalzo lungo, poi prova ad attaccare Bagaric, perde per un attimo il controllo del palleggio, allora scarica per Ilieschi, Ilieschi lo chiama per il pick and roll su Harris, glielo porta Tusci, resta Bagaric, Tusci con spazio per la tripla, in genere una sentenza su questo tipo di azioni, lotta Mancinelli con Bodiroga, pallone che schizza verso l'alto, strappato da Lorbeck. È già molto molto intensa questa partita, siamo appena all'inizio, Mancinelli va a sfondare, non nel senso letterale del termine, ma cerca di sfondare dove proprio non c'era spazio, allora Tonolli si alza in transizione per la tripla, l'Automatica sta punendo ogni attacco forzato della Fortitudo. Beh, l'ultimo attacco di Mancio onestamente mi sembra abbastanza dimenticabile, certo è che con questo quintetto, ovvero sia cinque tiratori eccellenti da tre, Roma, se riesce, come sta riuscendo a creare una penetrazione, qui l'altro contropiede che sta andando a canestro, se riesce a creare una penetrazione, chiunque può tirare, cosa fai? Non puoi aiutare, quindi devi per forza concedere un tiro oppure un tiro da sotto, non solo, ma se concedi il tiro da fuori hai anche facilmente un rimbalzo lungo e si sa quanto siano favoriti gli attaccanti su questo. In panchina Mancinelli che ha appena commesso il suo primo fallo sull'ennesimo contropiede dell'Automatica, ancora una volta condotto da Ugo Sconocchini che andrà in lunetta, e Chezzi in campo per Tonolli, c'è anche Becirovic in campo per la Fortitudo proprio al posto di Mancinelli, fuori anche Bagaric, dentro Watson, cambiano i due coach Jasmin Repeša e Svetislav Pesic, ad entrambi recentemente è stato proposto il posto di allenatore delle rispettive nazionali, Pesic lo ha rifiutato, Repeša ci sta pensando, quantomeno sta aspettando anche il parere della Fortitudo. Colocchini va a segnare il primo tiro libero dopo il contropiede, Roma adesso è per il momento in controllo della partita, nel senso che sta comunque dettando legge sia in difesa che in attacco, innescando finora il suo micidiale contropiede, 2 su 2 per Ugo Sconocchini, ha fatto ampiamente il suo dovere, lasciando tempo allo staff medico di Roma di medicare David Hawkins, anzi ha fatto più del suo dovere, direi, Sconocchini. Assolutamente, meglio di così non poteva essere, certo un po' facilitato anche da un attacco che sorprendentemente si è fermato da parte della Fortitudo,
troppi a mio avviso, certamente anche ad avviso di Repesa, troppi tiri non ben costruiti. Watson contro Echesi, i due neo entrati subito a duello, controlla il tabellone Echesi dopo aver negato un tiro facile a Travis Watson. Ilieschi ancora con Roma che prova a correre, questa volta rientra bene però là a Fortitudo, e c'è Green contro Bodiroga dopo l'uscita di Mancinelli, cambio dopo il blocco, resta Lorbeck contro Bodiroga, Bodiroga lo attacca la difesa di Razel Lorbeck e c'è il canestro di Dejan Bodiroga con il fallo del giocatore sloveno. Straordinaria giocata di Dejan Bodiroga. È proprio una giocata bodiroghese questa, ecco. Guardate, senza l'arresto e tiro, ma è l'unico a cui è concesso, perlomeno per quanto mi riguarda, di arrivare con il tiro in elevazione, non in sospensione. Bodiroga ha cominciato alla grande questa partita, 6 suoi punti, 3 su 3 dal campo, e poi andrà in lunetta dopo questo time out. Bodiroga che è arrivato quest'anno alla Lottomatica, quindi lui non ha vissuto tutte le emozionanti serie playoff di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della prepartita. L'ultimo atto di questi playoff è stato l'anno scorso, semifinale dei playoff 2005 sulla strada dello scudetto, la Fortitudo di Gianluca Basile, ma non solo di Gianluca Basile, spanca in gara 4 il Pala Lottomatica dopo una serie equilibratissima, recuperando anche dal meno 19 nel quarto quarto, dopo comunque tre partite equilibrate tra Bologna e Roma con storie tese come vedete fra Bagaric e Van de Spiegel. Poi alla fine Lacrima Mio è andata a vincere questa partita sulla strada dello scudetto, in un momento in cui secondo la maggior parte degli opinionisti era la Lottomatica la squadra più in forma e più temibile del campionato. Finale davvero col brivido, con Giacchetti che sbaglia il tiro libero che avrebbe dato il pareggio dopo un fallo subito sul tiro da tre punti. La gioia di Smodic, il sorriso anche di un giocatore della Carpisa, di Mimmo Morena, che sarà impegnato domani. Franco, comunque è davvero una saga quella fra Fortitudo e Lottomatica. Sì, una storia senza fine, una storia entusiasmante senza fine, perché questo è solo l'ultimo episodio. Non parliamo della Coppa Italia dell'anno scorso, non parliamo di un'altra famosa serie di finale, di semifinale con un inizio folgorante di Roma tipo 30-2 e poi entrò Pozzecco e ne fece di ogni colori, per tanto che vinse ancora, ma voglio dire, senza entrare nei dettagli, queste sono due delle grandi del nostro basket, quindi è giusto che sia così. In questo momento più grande sicuramente la Lottomatica, basta guardare il tabellone, 18-8 per la squadra di Pesic. Green va ad attaccare Bodiroga, si appoggia al tabellone, non va, tocca Watson, poi la palla controllata ancora da Ilieschi, ancora contropiede per la Lottomatica, e il gran passaggio di Ilieschi per David Hawkins. C'è stato il time out, andiamo a sentire Pietro Colnago e Alessandro Mavoli da bordo campo. Per Repesa il problema di concentrazione, ha detto, dovevamo correre noi, invece corrono loro, dovevano perdere i palloni loro, invece li stiamo perdendo noi, perché non usiamo la testa, perché cerchiamo di attaccare il canestro senza fare i nostri giochi e giochiamo uno contro cinque. Tutto ok per Pesic, ovviamente soddisfattissimo, simpatico, un siparietto con l'arbitro Cicoria che gli ha detto, chiaramente scherzando in lingua inglese, coach, non ti voglio sentire oggi però, Più 10 ancora per la Lottomatica dopo il canestro di Sani Becirovic, il pallone per Ilieschi, difesa a zona per la Fortitudo, una difesa a zona che ha ampiamente pagato nel corso di tutte le partite di cui abbiamo parlato e soprattutto dell'ultima giocata alla palla Lottomatica nel girone di andata di questo campionato. Primo attacco così così della Lottomatica contro la zona, rimbalzone di TJ Watson, Becirovic prova ad attaccare in transizione la difesa avversaria, rimbalzo ancora di Watson che prova a far sentire la propria voce, la fa sentire lui, la fa sentire i tifosi della Fortitudo accorsi in massa qui a Forlì per sostenere la squadra, così come aveva chiesto Yasmin Repeja, parzialino di 4-0 per Bologna, e ancora la zona da attaccare, l'attacca Ilieschi, l'attacca Hawkins, fantastica giocata sull'asse Ilieschi-Hawkins, non la prima volta che questi due si intendono così anche a difesa schierata. Sì, però credo che sia una delle prime che la vede, che ci sia dato di vedere contro la zona, ovvero sia un passaggio dal centro a uno che taglia sulla linea di fondo, poi però qui c'è un gran recupero bolognese, si sta assestando la partita con la schiacciata di Travis Watson che costringe, convince il coach Pesic a chiamare un time out perché Bologna sta entrando nella partita. Noi andiamo a vedere fra poco, dopo la schiacciata di Watson con l'aiuto della nostra lavagna, cosa è successo in precedenza sulla difesa zona della Fortitudo. Questo è il canestro
che vi andiamo adesso anche a mostrare con l'aiuto della nostra lavagna, la grande schiacciata di Hawkins. Hawkins è qua, il suo movimento è molto largo per tagliare dietro la linea dei tre difensori a zona della Fortitudo, che come vedete sono molto alti, possono essere puniti in questo senso, però la linea dietro deve sempre guardare alle proprie spalle. C'è il blocco, guardate in questo momento quando parte Hawkins, gli occhi dei tre giocatori dietro sono tutti verso la palla e non verso i propri fianchi, che è il punto più debole della zona. Hawkins va via con molta facilità, gran salto di Hawkins, gran passaggio di Ilieschi, grande errore della difesa Fortitudo. Ma quando difendono a uomo i giovanotti hanno il principio vedere con un occhio la palla e con un occhio il proprio uomo, quando difendono a zona ci sarebbe il principio vedere con un occhio la palla e con un occhio la propria zona, invece questo non succede mai. Tuttavia, andare a superare uno di 2-12 quant'è l'Orbeck e uno di 2-5 quant'è Watson con un passaggio per uno di 1-78 come è Hawkins, bisogna avere talento, coraggio e grande tempismo nel passaggio, quindi l'applauso è solo per Roma stavolta, a mio modo di vedere. Un canestro praticamente identico, sempre sull'asse Ilieschi. Hawkins lo ha segnato la Lottomatica nella partita poi persa sabato scorso contro la Snaidero di Udine alla pala Lottomatica. Il palleggio di Ilieschi, ancora la zona per la Fortitudo con il pallone da Ilieschi a Sconocchini, palla dietro per Echezze, gran palla di Sconocchini, gran stoppata di Thomas Reis che subito ci fa vedere che è entrato in campo in transizione. Becinovic da tre punti per rientrare in partita, fa buona guardia Echezze che mette subito palla a terra, non va il suo tentativo di passaggio, lo recupera ancora Thomas Reis appena messo in campo e già con notevole impatto su questa partita. Green per Garris, Becinovic ancora dall'angolo, ha appena sbagliato un tiro, non gli interessa, ne prende un altro ed è la tripla del meno 5 Bologna. È l'uomo dell'esperienza, è entrato, ha dato subito un'impronta all'attacco bolognese, anche con una forzatura ricordo lì, magari anche col tiro di prima poteva aspettare un po' eccetera. Però quando tu hai un giocatore che va in campo e dà questa fiducia agli altri nella propria sicurezza, psicologicamente le cose cambiano. Ed è cambiato molto anche con l'ingresso di Echezze che sta controllando il proprio tabellone, sta mettendo in difficoltà i lunghi della Fortitudo. Adesso Garris, adesso Reis e Watson in campo. Pallone per Righetti che ha spazio sulla rimessa ben eseguita dalla Lottomatica, perso però dalla linea davanti della difesa Alex Righetti che segna comodamente due punti del più 7, 24-17 per Roma con Green, anche la Lottomatica a zona, il palleggio di Nate Green, poi fuori per Reis, ancora per Green, non cambia il lato il pallone, lo fa adesso con Garris che gira per Becinovic che si alza senza paura, ancora Sani Becinovic con la tripla che tiene lì la Fortitudo a meno 4, 24-20, 28 secondi al termine del primo quarto, partita già di grande passione, di grande intensità, siamo solamente al primo quarto. Hawkins, Sconocchini, la finta di tiro, in angolo c'è Righetti che vuole la palla, già pronto per prendersi il tiro, fallo di Reis, canestro di Alex Righetti, è la Coppa Italia questa, chiunque entra è già più che caldo, torrido, sia nelle mani sia nel cervello. Sì, poi questo giocatore qua, ovvero sì, mi riferisco a Righetti, ha un caricamento del tiro che è immarcabile. Male ha fatto Thomas Reis a pensare di andare a disturbare un tiratore, l'avete visto, che ha questa tecnica, una tecnica che prevede il tiro inarcando la schiena, quindi allontanando la palla dal difensore, non puoi fare niente, o sei prima su di lui, ma se lui ha la palla, l'avete visto anche nella rimessa, la palla va su diritta e già la parabola quasi sempre perfetta. Va a segno anche dalla lunetta Alex Righetti, più 8 per la Lottomatica, molto importante questo attacco di Bologna, l'ultimo del primo quarto per far cambiare un minimo l'inerzia di una partita. Invece la palla è per Roma, dopo la palla persa da Green, Ilieschi si alza da tre punti allo scadere, rimbalzo di Thomas Reis, si resta sul 28-20 in un primo quarto tatticamente dominato dalla Lottomatica, a più 8, 7 punti per Bodiroga, 6 per Righetti, dall'altra parte 8 per Becinovic e 5 per Garris, nel 28-20 Lottomatica. Sconocchini, sono due persone contro una, inevitabilmente Righetti è libero, ha già le mani pronte, vuole la palla, Sconocchini tarda anche un po' a dargliela, quando gli arriva Righetti è già pronto per caricare il suo tiro da tre punti, Reis prova a recuperare, però combina la frittata dando un'azione da quattro punti alla Lottomatica. Ancora la difesa a zona, l'errore, uno degli errori capitali della difesa a zona è quando due giocatori vanno contro uno solo. È vero, la frittata è il quarto punto,
Io devo dire la verità, Wrestling hai fatto proprio vedere il momento topico, quando è andato sulla palla, poi poverino aveva fatto un arretramento giusto, era andato a disturbare un tiro non facile, perché francamente il tiro di Righetti non era facile. L'errore che ha fatto è stato quello di dire: beh, adesso ti stoppo. Quello no, hai già costretto voglio vedere se un attacco fa tanti tiri così contro la zona, se è contento. Io non credo. Quindi la frittata, come hai giustamente fatto rilevare, è soltanto il quarto punto. Secondo quarto che comincia con Jacopo Giacchetti in campo insieme a Righetti, Scolocchini, Hawkins e De Chezie. Scegliete voi tra Hawkins, Righetti o Scolocchini chi gioca da numero 4. Hawkins intanto mette la palla a terra, va a cercare Chezie, lo trova nella traffico, poi Chezie pasticcia un po', arriva la gran stoppata di Thomas Res, che continua ad intimidire chiunque passi vicino al suo canestro. Becinovic già dall'altra parte si butta dentro. Il fischio per il fallo di Ugo Scolocchini, più 8 l'automatica all'inizio secondo quarto. Andiamo subito a bordo campo. Repesce è preoccupato della difesa a zona, non tanto per quanto riguarda le conclusioni quanto per il passaggio prima delle conclusioni. Quando arriva il passaggio al tiratore ormai la frittata è fatta, ha detto dobbiamo aggredire la palla sul passaggio prima. Il canestro di Travis Watson con il fallo, la fortitudo affidandosi alla grinta, all'aggressività più che al raziocinio, prova a riportarsi sotto alla lottomatica. TJ Watson in questo senso può essere il manifesto di questa fortitudo. Abbiamo parlato di Becinovic, anche Watson quando è entrato ha dato una bella scossa alla sua squadra. Curiosa sta partita, stiamo giocando da poco più di 10 minuti, abbiamo visto tanti contropiedi, molti da sotto di Roma, abbiamo visto 3 rimesse, una per Righetti, una per Bodiroga e quest'ultima di Travis Watson prese al bordo dell'area. Canestri abbastanza inusuali di una partita che dovrebbe essere di grande tensione, come in realtà è, però è anche molto ben giocato. Ancora Chezie che va a sbattere contro i lunghi della fortitudo, in questo caso contro TJ Watson, gran palla proprio per Watson di Sani Becinovic, che sta predicando pallacanestro da quando è entrato in campo. La schiacciata di Watson vale il meno 3, 28-25, pallone nelle mani di Giacchetti, momento favorevole questo alla fortitudo, una partita che abbiamo visto sta andando continuamente a strappi. Il fischio è di Cicoria perché Chezie ha qualche problema di carattere fisico, zoppica un po' Chezie. Pronto Marco Tuscek ad entrare? Beh, credo che il fatto che non sia entrato probabilmente già in partenza e Chezie non era nelle migliori condizioni. C'è da dire una cosa, che i contropiede della fortitudo in un certo senso devono essere anche abbastanza consolatori per Roma, perché non nascono da errori, nascono da una indubbia oggettiva bravura bolognese, contrariamente a quelli di Roma del primo tempo. E Garris va a strappare il pallone a Scolocchini, fischio di Cicoria che fa arrabbiare un po' Garris. Fischio di Cicoria, il fallo è di Scolocchini, il fallo è di Scolocchini. Credo sia stato solamente un problema di segnalazione che ha fatto nascere questo equivoco. Il fallo di Scolocchini si vede abbastanza nettamente, stante il fatto che non ci sia in precedenza un fallo di Kiwane Garris. Fischio adesso di Sahin e il fallo è di Jacopo Giacchetti, un peccato perché il fischio sembrava giusto, però quel piccolo ritardo e quella piccola protesta di Garris ha un po' acceso gli animi. Beh, io non mi auguro che non succeda, come penso che non succederà, però non posso pensare che sia una partita amichevole questa, per le rivalità dette ma anche per la posta in palio, a prescindere da quella che potrà essere da quello che è il passato di queste due squadre. E spesso magari delle cose, mi auguro che questo non succeda, delle cose nascono per un equivoco come in quest'ultimo caso. Fallo di Sani Becinovic che va a sfondare in un momento della partita in cui è entrato anche Marco Bellinelli nel match. Andiamo a rivedere la finta di Becinovic, Righetti resta lì molto bene, poi sullo scarico Becinovic non controlla più il proprio corpo e va a sfondare su Alex Righetti, che sta giocando una straordinaria partita finora sia in attacco che in difesa, già 6 punti nei 3 minuti in cui è stato impiegato. Adesso va a raccogliere un pallone tutt'altro che semplice sulla difesa a tutto campo devastante della fortitudo, esce dal vicolo Giacchetti, cercato Tuscek. La palla di Hawkins è imprecisa, l'obiettivo della difesa pressing è intanto mettere in difficoltà l'attacco avversario, non tanto rubare palla subito, la palla al limite la possono perdere anche dopo gli stessi avversari perché sono messi talmente in difficoltà nel fare anche solo 3 o 4 passaggi. Ma è evidente, sono usciti da un buco nero che sembrava irrisolvibile su quell'angolino del metacampo e poi la cosa più semplice, qui abbiamo un movimento discreto, paura. Mamma mia, che giocata fortitudo, Garris per Watson, passaggio per Thomas Res e schiacciata del giocatore alto attesino
anche con gli effetti speciali la rimonta a Fortitudo si sta concretizzando. Passi di Jacopo Giacchetti, questa è la pallacanestro, dalla difesa nasce poi l'attacco, dalla difesa puoi intimidire l'avversario. Siamo sempre lì, l'uovo la gallina, è vero, qui è una difesa, un muro sembra invalicabile. Io sono dell'idea che comunque quei due o tre canestri di Becirovic hanno un po' riacceso le cose, poi in quel momento si è messa a zona, ha trovato anche qualche buona soluzione, però questa volta la scintilla la do più all'attacco. Andiamo a vedere con l'aiuto della nostra Lavagna proprio questo movimento che Giancarlo Fercioni sta riproponendo dalla regia. C'è il pick and roll portato da Watson per Kiwain Gerris. Roma sceglie di aiutare in questo caso con Tuscek che resta con Gerris. Vedete Giacchetti è in ritardo. Allora Watson si butta dentro a occupare lo spazio lasciato libero e arriva l'aiuto dell'uomo dal lato debole. Però il più bravo di tutti in questo caso è Ress, a partire nel momento in cui Righetti non lo sta guardando, a prendergli totalmente il tempo. In questo modo guadagna lo spazio per ricevere la gran palla di Travis Watson e andare con una gran schiacciata. Se c'è un attacco di squadra è proprio quello che vi abbiamo appena proposto. Beh, a parte la meraviglia che ci hai mostrato, credo che lì c'è stato un piccolo equivoco fra Tuscek e Giacchetti, sono andati in due senza raddoppiare, quindi senza mettere pressione sulla palla. Se Giacchetti segue Watson anziché andare sulla palla, forse non riescono a farla così facile, così bella. Buon per noi che abbiamo gustato un canestro pregevolissimo. E adesso Gerris ha nelle mani la palla del sorpasso per la Fortitudo, pallone per Bellinelli contro Hawkins, poi Becirovic contro Scolocchini, pronto al blocco Res, Becirovic va dall'altra parte, arriva il fallo di Alex Righetti, Becirovic in lunetta perché la lottomatica ha esaurito proprio bonus, noi andiamo a bordo campo. Notizie per quanto riguarda Ekesi, dopo la prima diagnosi, se vogliamo chiamarla così, c'è sospetto stiramento al quadricipite, è da confermare, però sospettano questo nello staff medico della lottomatica, se così fosse partita finita per lui. E davvero sarebbe un colpo notevole per la lottomatica che di fatto ha in lui l'unico uomo di peso, c'è Wade Halliwell in panchina ma normalmente utilizzato proprio per far riposare il giocatore nigeriano che fra l'altro ha avuto in carriera numerosi infortuni, in particolare nell'ottobre del 2003 un infortunio al ginocchio destro quando stava giocando la pre-season con la maglia di Atlanta contro Miami, quando era molto vicino probabilmente a strappare il contratto. In tre partite di pre-season aveva segnato quasi 12 punti a partita, è stato fermo praticamente tutta la stagione 2003-2004. Il ginocchio sembra proprio essere il destro e credo che la cosa aumenti la preoccupazione di Ekesi. Sarebbe, anzi, a quanto si dice Alessandro Mamoli, è una iattura di difficile risoluzione, perché a fronte di una quaterna che ha pochi rivali in Europa, mi riferisco a Bagaric, Ress, Watson, Lorbeck, mancare l'unico di peso, non è l'unico, c'è anche Elliwell naturalmente, però mancare l'unico di peso barra qualità, sai, comincia a diventare un problema che solo un genio come Pesic può risolvere, vediamo se ci riesce. Hawkins intanto prova a dargli una mano segnando una tripla, 1 su 2 da 3 per Hawkins, 7 punti. Bellinelli cerca di liberarsi di Hawkins, arriva però il fischio dell'arbitro Chiari perché per dargli una mano Travis Watson va a commettere falle in attacco. E capita sovente, abbiamo visto, ha potuto apprezzare sotto canestro una serie di 1000 finte in un secondo di Bellinelli, seguite da 1000 seguimenti di Hawkins. Lì viene voglia al compagno, adesso aspetta che ti aiuto, fai un passettino, ma non puoi, devi, perché è un fallo in attacco. Si allunga ancora la difesa della Fortitudo con Giacchetti, un po' di difficoltà a passare la metà campo contro Bellinelli che poi va a rimettersi nella zona 2-3 nella linea davanti, palla sotto per Tonolli, un po' pigra, Watson un po' la tocca, poi Tonolli riesce a scaricare per Hawkins, Giacchetti attacca per scaricare, capisce tutto Becirovic e strappa il pallone, Bellinelli già dall'altra parte in contropiede, va a appoggiare al tabellone sul recupero di David Hawkins, arriva nella partita anche Marco Bellinelli ed è parità al palafiera, 31 pari, 6-45 al termine del secondo quarto. Pesic riprepara Vlado Ilieschi sul cubo dei cambi, Tonolli contro Watson, ancora la difesa zona di Repeja, palleggio prolungato di Hawkins, non si muove la difesa, si va da Tonolli, finta su Watson, palleggio resto e tiro del capitano Romano, a brutto attacco della lottomatica contro la difesa zona stoppata di Thomas Ress, l'ultimo a toccare Becirovic, però è scaduto il 24esimo secondo dell'azione, la Fortitudo ancora una volta con la difesa sta facendo la voce molto grossa, oscurando totalmente il canestro all'automatica. Beh, dove si dimostra che non esistono postulati né assiomi nel basket? Abbiamo visto la difesa a uomo contro un attacco di tiratori
ballare terribilmente. Allora dice, beh, non è possibile passare a zona contro i tiratori. E invece no, a basket puoi anche passare a zona e avere dei grossi vantaggi, sia pure contro un quintetto di grandi tiratori. Gran lavoro da rimbalzista purissimo di TJ Watson contro Marco Tuscek sull'errore di Belinelli. Watson, un altro dei protagonisti della rimonta Fortitudo in questo secondo quarto. La questione non tanto di altezza, anche di altezza, anche di peso, ma soprattutto di tempismo. Watson legge la traiettoria del rimbalzo prima degli avversari. Beh, certo, l'altezza conticchia, perché se sono lì io, anche se sono un genio, credo che Tuscek me la porti via la palla. Tuttavia non è quello che conta, perché un giocatore come questo, che va a prendere dei rimbalzi non suoi, con davanti una montagna di muscoli e di sagacia cestistica come Tuscek, vuol dire che non è solo nell'altezza e nel fisico, ci vuole anche un quid che è difficilmente trovabile, difficilmente spiegabile. Non a caso Watson nelle ultime quattro stagioni è stato sempre il miglior rimbalzista del campionato in cui ha giocato, sia alla college che in Grecia, con la maglia del Panionios. Ancora una palla persa della Lottomatica contro la difesa a tutto campo della Fortitudo, e il pallone nelle mani di Becirovic. In precedenza il 2 su 2 di Watson ha dato il vantaggio a Bologna, 33-31. Watson già arrivato a quota 11 punti e 5 rimbalzi, 3 di questi in attacco. Bellinelli con la palla tra le mani, si muove Becirovic contro Vlado Ilieschi, il passato dell'Olimpia di Lubiana in questo duello. Poi tocca Hawkins, recupera palla a Roma, che ha bisogno estremo di correre, di cambiare il ritmo a questa partita. Poi arriva la giocata di Nate Green, che si prende lo sfondamento di Vlado Ilieschi. Questa è una giocata che magari passa un po' inosservata, in realtà vale come, quanto e forse più di un canestro. Ah, non c'è dubbio, sono meno tre, perché lì Hawkins c'ha un rigore gigantesco. Peccato per Roma, perché di là avevamo visto una difesa eccellente, e udite, senza palla Bodiroga su Green, roba da ventenne, eh? Si alza Bellinelli contro Hawkins, rimbalzo ancora per Becirovic, fuori per Green, nuovo possesso per la Fortitudo con Becirovic che attacca Ilieschi. Stessa cosa avviene dall'altra parte, il metro è sempre lo stesso da parte degli arbitri Cicoria, Chiari e Sahin. Fallo per Sani Becirovic, secondo per lo sloveno. Incontrovertibile come di qua, diverso. Questo qui è come quello che abbiamo visto qui, che aveva subito, non mi ricordo, Green, Hawkins su Green, se non sbaglio. Quello poco prima dell'uscita proprio dello stesso Hawkins. Ovvero sia, il difensore ti manda sul fondo e devi accettare. O hai messo male, o se no devi andare sul fondo, se vuoi andare sul centro rischi del tuo. Secondo fallo di Becirovic che lascia il campo, furto di Watson, poi pallone per Bellinelli, 3 contro 2 della Fortitudo, va dentro Watson e porta a casa il fallo di David Hawkins con un movimento, per la verità, un po' sospetto nel momento in cui riceve il pallone. Questo è un grandissimo furto di Travis Watson. Andiamo a vedere Bellinelli che gli serve il pallone, no look. C'è un passettino forse di troppo da parte di TJ Watson, però questo giocatore, per quanto riguarda la corsa, la reattività e l'energia con cui si butta a canestro, spesso fa passare inosservate magari anche piccole illegalità. Beh, questa qui l'abbiamo rivista al rallentatore e abbiamo ancora dei dubbi, un po' meno che dal vivo, però abbiamo ancora dei dubbi, talmente tale è stata la velocità con cui ha preso, forse ha fatto passo tiro, ma non mi interessa. Io amo questo giocatore perché, al di là del fatto che ti mette dei canestri, ti fa tutto il resto, tutto. Probabilmente stappa anche le bottiglie di energetico durante i time out. Può essere, chiederemo. La palla è per Ilieschi, poi per Tonolli, più tre per la Fortitudo. Ilieschi contro Nate Green, arriva il blocco di Tuscek, ancora Travis Watson a mettere pressione sul palleggiatore, c'è spazio però per Tuscek che va a sbagliare un tiro aperto, e ancora Watson a rimbalzo, contatto con Alessandro Tonolli, c'è il fischio di Sahin contro il capitano della Lottomatica, fallo di Alessandro Tonolli che ha provato a contestare il rimbalzo a Travis Watson, manata totalmente involontaria ma ovviamente illegale. Terzo fallo per Tonolli. E forse la mano di richiamo, diciamo, come sarebbe nel salto in alto, la destra che era sulla palla non mi è sembrata, certamente soprattutto a bonus peso è un fallo che costa, questo è talmente non voluto che non puoi neanche dire niente, perché cosa fai? Sei in piena raptus agonistico, in piena trans atletica, ti scappa la mano e se ti va male ti fischiano il fallo. E questo è comunque un problema. Terzo fallo di Tonolli, e Chesi è, come detto, in panchina col ginocchio dolorante. In campo adesso Tuscek e Righetti che vanno a rimbalzo.
facciamo che Righetti il numero 4 potrebbe esserlo Bodiroga, squadra comunque molto piccola per coach Pesic in un periodo della stagione in cui è proprio il controllo dei rimbalzi uno dei principali problemi della squadra del coach serbo. Watson va a segnare il secondo tiro libero, 12-13 punti per TJ Watson e già 7 tiri liberi tentati dall'ex Pagnonios con 5 realizzati più 4 per la Fortitudo. Con il Lieschi per Bodiroga, ancora contro Mancinelli, blocco di Tuscic, ancora Watson che resta con Bodiroga dopo il cambio difensivo, vuole spazio Bodiroga per attaccarlo col suo ball handling, poi Watson va a negargli il caricamento del pallone. TJ Watson con un fallo piuttosto evidente, però ancora una volta i continui cambi della Fortitudo fanno un po' saltare i meccanismi offensivi dell'automatica e poi devono fermare tutto, liberare il campo e lo spazio per Dean Bodiroga, costretto ad attaccare già nel secondo quarto, tipo di azione che normalmente Bodiroga si riserva per le fasi finali della partita. Beh, sai, sono fasi piuttosto delicate della partita di Roma queste, perché appena subito il sorpasso, se lasciano andare via può diventare difficile, anche alla luce dell'infortunio di Echesi. Quindi è un po' come ultimi palloni che vanno giustamente a chi di dovere, il quale ha una gestione di queste cose che è inutile stare a rilevare per l'ennesima volta. Fra l'altro in questa occasione particolare Watson non era neanche malmesso, ha voluto troppo da sé, cioè Travis, già stai vicino a Bodiroga in uno contro uno, se vuoi anche rubargli la palla, paura che vuoi un po' troppo. Prova il furto Hawkins, Gary se la cava in qualche modo, Roma arrivata a 33 segnando con Bodiroga dalla lunetta solamente il quinto punto del suo secondo quarto, blocco sospetto di Res, più che sospetto secondo Cicoria, falla in attacco di Thomas Res. Sì, peraltro poi reso vano anche dal fatto che Gary era andato dall'altra parte, adesso lo staremo a vedere, vedete ha voluto aggiustare con l'anca, abbastanza veniale però plausibile. Plausibile per Thomas Res che ha commesso il suo secondo fallo, così come in precedenza il secondo era quello di Travis Watson, Bodiroga contro Bellinelli, la palla adesso è per Ilieschi ma poi si dispone a zona Lacrima Mio con Bellinelli pronto ad uscire sul playmaker macedone di Roma, si alza molto da lontano Hawkins, ma è solo rete per David Hawkins che torna a muovere la retina per l'automatica, sorpasso Roma 36-35. Beh, diciamo pure che a parte quello di Righetti a fine tempo, questo è il primo attacco normale, diciamo, contro la zona, ovvero sia un movimento di palla, è arrivato un tiratore che ha tirato senza penetrazioni difficili, senza ricerche abbastanza improbabili come è successo nelle altre occasioni. Si alza Gary, se sbaglia rimbalzo di Marco Tuscic, Hawkins dall'altra parte prova a accelerare un po' i tempi, gran ball handling dell'ex giocatore di Rieti, non va, rimbalzo di Tuscic, ancora Thomas Res con la stoppata controllata però da Hawkins, il pallone per Ilieschi che si alza con spazio, tiro che non va, controlla Kiwan Garris, mette subito palla a terra e prova a correre Garris, si muove Mancinelli, palla per Green, è rientrata all'automatica, brutto passaggio di Green letto con anticipo da Vlad Ilieschi che appoggia facilmente il più 3 della lottomatica, 38-35, timeout Repesce. Sì, ma quando anche non ci fosse stata la palla recuperata, è curioso da parte di un giocatore del talento di Green, un passaggio che non aveva molto senso, intanto era nella posizione sbagliata, non era né largo né stretto e quindi già in quel contropiede lì era vanificato dalla sua posizione, per poi dar la palla a un giocatore che sarebbe stato comunque marcato, qui non lo si vede sulla destra, difatti anche se avesse ricevuto, mi sembra fosse Bellinelli, aveva davanti Lieschi, quindi era proprio illogico. Torna in avanti la lottomatica, 38-35 a 2.56 dalla termine, una partita in cui è avanti a rimbalzo 17-14 e questo è stato un po' un problema nelle ultime 6 partite di campionato per la lottomatica, vedete 3 vinte e 3 perse, i punti segnati sono leggermente superiori all'avversario, ma guardate quanta fatica, quasi 8 rimbalzi in meno preso, quasi 5 rimbalzi d'attacco concessi in più per 3 tiri tentati in meno, si viene alla lottomatica in queste 6 partite tra le ha perse, per vincere le altre ha dovuto fare una gran fatica, non a caso l'automatica è la miglior squadra del campionato nel recuperare palloni, però alla lunga questa carenza a rimbalzo la sente e oggi soprattutto dopo l'infortunio di Echesi potrebbe essere un problema in più. Eh beh, sai, palla recuperata vuol dire andare a rubare agli altri, rimbalzo vuol dire prendere palloni che non sono di nessuno, ci vuole, cioè, per definizione sono meno faticosi, certo è che è difficile sostenere cifre del genere a lungo, ci può andare bene qualche partita a lungo, no, è difficile, eh?
e per il momento l'automatica, come detto, è avanti a rimbalzo 17-14 grazie soprattutto ai 6 raccolti da Marco Tušek. Adesso arriva il canestro di Stefano Mancinelli del meno 1, 38-37 per l'automatica. 2 minuti 30 secondi da giocare, palleggio di Ilieschi, è tornata a uomo la Climamio di Yasmin Repeja con Hawkins che attacca Bellinelli. David Hawkins, fantastica giocata in uno contro uno dell'ex giocatore di Temple. Beh, uno dei pochi giocatori che ha la particolarissima abilità di andare a 3,5 metri, se non 4 di statura, di altezza, senza dover avere la spinta, ovvero sia da perfettamente fermo, perché fra l'altro c'era stato anche un semicontatto con Bellinelli in quell'occasione, ma non se ne è dato per inteso, è andato su come solo lui sa fare. Lotta a rimbalzo Mancinelli, ma il pallone per la lottomatica, questo è il grandissimo numero di Hawkins che poi in testa Mancinelli pianta la schiacciata, 12 punti per lui, 8 in questo secondo quarto dei 12 finora segnati dalla lottomatica di Svetislav Pesic. Bodiroga contro Mancinelli, blocco di Tušek, Res deve restare contro Bodiroga perché Mancinelli è troppo lontano, allora Bodiroga, vedete, prende spazio, vuole attaccare Thomas Res, le finte di Bodiroga, va via a sinistra, tiro difficilissimo, perde a Bodiroga, meglio di così Thomas Rice proprio non poteva fare. Sai, in una partita di regular season può essere che Bodiroga sbagli questo tiro, in una partita vinci o esci, devo ancora vederlo, avrà anche i suoi anni e ce li ha, ma non conta proprio niente se non da un punto di vista strettamente anagrafico. Mancinelli prova a rispondere e ci riesce, tripla pesantissima per Mancinelli perché la lottomatica aveva provato a scappar via di nuovo, era andata a più 5, Mancinelli è subito tamponato questo tentativo di fuga, meno 2 Bologna. Entriamo nell'ultimo minuto del primo tempo, Bodiroga adesso contro Nate Green, blocco per Marco Tušek, ancora il cambio dopo il pick and roll con Res che resta contro Bodiroga, stavolta Bodiroga prende il tiro da 3, va Righetti a rimbalzo, è lui a toccare per ultimo, gran momento della partita, partita che non ne vuole sapere di prendere un padrone, anche se in almeno 3 o 4 occasioni sembrava avesse preso una strada, però ogni squadra che è sotto è bravissima a rientrare, mentre vediamo quanto è difficile per gli arbitri capire questo tipo di contatti, questo tipo di situazioni, che sia stato l'ultimo a toccare il pallone. Beh, spesso giudicano la dinamica del movimento, era Righetti che veniva da più lontano e quindi è probabile e plausibile che avesse spinto lui la palla fuori. Mi sembra di poter dire che Pesic ha fatto la sua scelta sul piano della sostituzione di Echesi, predilige la qualità alla quantità, ovvero sia Echesi è un eccellente giocatore, intendiamoci, nessuna mancanza di rispetto, però anziché un centro di ruolo però di minore, diciamo così, impatto, preferisce giocatori non di ruolo ma che hanno un'esperienza e un carisma come Bodiroga, Sconocchini, Righetti eccetera, numeri 4. Due super giocate consecutive di Nate Green, prima la tripla del sorpasso, 43-42, i primi 3 punti della partita per Green, e poi l'ennesimo fallo subito in difesa, terzo fallo subito per Nate Green che ha già recuperato 3 palloni e l'ultima azione potenziale del primo tempo nelle mani della Fortitudo. Repeja ha rimesso in campo giustamente le mani fatate di Sani Becirovic per questo ultimo attacco, la palla la porta Nate Green, Res porta il blocco ma Green lo manda via, ancora 7 secondi per Bologna, si butta dentro Green, c'è un contatto sospetto con Bodiroga, palla persa da Bologna con Giacchetti che va tutto capo ad appoggiarsi al tabellone proprio allo scadere, il canestro è valido e proprio allo scadere arrivano i primi 2 punti di Jacopo Giacchetti, sorpasso Roma 44-43 alla fine del primo tempo e ci si ricomincia dal 44-43 per la lottomatica, praticamente siamo in parità e siamo pronti a gustarci questi altri 20 minuti con Siena ad aspettare, Siena è già in semifinale, aspetta la vincente di questa squadra per affrontarla nella prima semifinale di sabato, e Garris a lavorare il primo pallone del terzo quarto, Lorbeck prova il gioco alto basso con Bagaric che finta il passaggio fuori, poi se la vuole giocare contro Marco Tušek, ha almeno una decina di centimetri di vantaggio, Tušek tiene però con il suo fisico, rimbalzo di Ugo Sconocchini, molto reattivo e molto pronto subito ad entrare nella partita quando Pesic gliel'ha chiesto, il pallone ancora per Sconocchini, dimenticato in angolo Tušek che quasi non ci crede, non esce nessuno su di lui, tripla di Marco Tušek. Non so se più incredulo Tušek o Repeja, onestamente una dimenticanza così su un giocatore di questa valore nel tiro da tre è francamente inusuale per una squadra come la Fortitudo.
Palleggio di Gerris, uomo adesso la l'automatica, raddoppio di Giacchetti e Tušek, però Bagaric è pronto in area a ricevere sullo scarico di Lorbeck. Perfetto il gioco alto-basso dei due lunghi della Fortitudo. Pesic rischia un po', cerca di coprire il pallone, cerca di mettere pressione sul palleggiatore, però se la palla esce da quel raddoppio allora c'è un grande vantaggio per l'attaccante. Beh certo, perché tuttavia se io sono Pesic non mi preoccupo tanto di questo canestro, che è molto di difficile fattura perché richiede due o tre passaggi. Sono più preoccupato sulla palla dentro a Bagaric prima. Fallo in attacco di Marco Tušek, questo canestro non è valido per l'ala automatica. Tušek si è fatto troppo largo con le spalle per liberarsi a questo tiro, forse Ugo Scolocchini qui ha rinunciato a un tiro che si poteva prendere. C'era un'ottima posizione di Mancinelli che era riuscito ad arrivare in aiuto anche per la cattiva ricezione di Marco Tušek, e quindi il palleggio adesso è di Mancinelli. Si resta sul 47-45 per l'ala automatica, ancora un fallo della l'automatica, questa volta di Ugo Scolocchini contro Beninelli. Sì, questo fallo è protestabile, diciamo, da Scolocchini per il non vantaggio, anzi forse se non avesse fischiato sarebbe stato un vantaggio per l'attacco. Però io voglio sottolineare non so che percentuale hanno di fischi giusti in questa partita gli arbitri, secondo me siamo sull'85%, quindi va a fare un applauso anche a loro. Sicuramente quest'ultimo forse è stato il primo errore della terna arbitrale, era più forse fallo di Beninelli che si è aiutato con il braccio, col cosiddetto movimento di hooking. Non paga Dazio però la l'automatica che raccoglie il rimbalzo e va ancora contro la difesa della Fortitudo a zona. Tonoli in angolo per Giacchetti che mette palla a terra fuori per Bodiroga. Bodiroga non sa da che lato andare, mette allora palla a terra, ultimi 6 secondi dell'azione, pallone in angolo per Tonoli che prova ad attaccare la difesa, però partendo in palleggio pesta la linea laterale, altra palla persa per l'automatica. Ma ho buttato l'occhio sul cronometro del 24, ne mancavano 6. Stava andando dentro bene Tonoli, però in quei casi lì è difficile autocontrollarsi, magari ti trovi per voler ricevere la palla rapidamente, si è trovato fatalmente con un piede a toccare la linea. Fuori Beninelli, come detto, non è in perfette condizioni, è usato davvero con il contagocce da parte di Repeja. Mancinelli invece molto più spesso in campo e con profitto in questo caso. 7 punti per Mancinelli, resta in campo per coach Pesic Ugo Scolocchini, nonostante in precedenza abbia commesso il suo quarto fallo. Giacchetti si arresta contro Bagaric, rischia di scivolare, tiene però il perno e serve Tušek, che c'è spazio per Scolocchini che non si può esimere questa volta. Tiro che non va, si lotta a rimbalzo, strappa Bagaric, pallone nelle mani di Gerris che prova a correre, si arresta in transizione, prova la tripla, non va, buon lavoro in taglia fuori di Alessandro Tonoli che poi preferisce richiamare Giacchetti e non rischiare il passaggio. Riceve solo adesso il playmaker della l'automatica, poi Scolocchini, aspetta il taglio di Tušek, ancora la zona ad attaccare per Roma con Scolocchini, pallone che circola con un po' di lentezza per la squadra di Pesic. Ancora Bodiroga contro Becilovic, sale Tušek a portare il blocco, finta di Scolocchini in angolo per Tonoli, escono molto bene i due lunghi di Jasmin Repeja e ancora palla persa per la squadra di Svetislav Pesic. E credo che non ci fossero i tempi dell'ulteriore passaggio da Scolocchini a Tonoli. Questo ha costretto il capitano a una penetrazione improbabile con la difesa già collassata su di lui. Probabilmente Scolocchini doveva fintare il passaggio, cercare lui la penetrazione che dai 45 gradi ti dà più agio. L'automatica in difficoltà contro la zona ed è già successo soprattutto nella partita del girone di andata del nostro campionato. Becilovic adesso in palleggio, è tornato David Hawkins per coach Pesic, in angolo Mancinelli che si sente caldo adesso anche se questo tiro sembrerebbe non dimostrarlo. Allora Giacchetti a tutta velocità prova nuovamente ad alzare il ritmo. Roma, scarico per Bodiroga, in precedenza il contatto fra Giacchetti e Kiwan Gerris, il fallo del giocatore bolognese, questa è la chiamata di Chiari. Ah, che riempie bene gli angoli a basket, questo è il basket del terzo millennio, diciamo. Guardate qui, ci sarebbe stato un passaggio eccellente per un altro tiro da libero come quello di Mancinelli, poi naturalmente magari un tiro ogni tanto lo sbagli completamente, però fanne tanti così e vedrai quante belle partite che vinci. Giacchetti per Bodiroga, penetrazione Bodiroga, scarico per Hawkins, la palla può arrivare sotto, ci arriva, non è valido il canestro, comunque canestro non c'è stato, fallo di David Hawkins. Per la prima volta dall'inizio del terzo quarto la l'automatica ha attaccato questa zona mettendo un po' anche la palla a terra per penetrare e scaricare, non solo facendola circolare con i passaggi, la palla sotto può arrivare contro questa difesa zona. Non c'è più tempo per cincischiare con 24 secondi, ancora di più contro la zona, se fai due o tre passaggi di puro trasferimento
esperimento, dopo sei costretto già a inventarti qualcosa, devi attaccarla subito. È il primo tiro buono con plausibilità rimbalzistica, lo devi prendere. Segna il primo tiro libero Hawkins, segna anche il secondo e Roma è ancora avanti, due punti di vantaggio, 49-47, 6 minuti 23 secondi al termine del terzo quarto. Palleggio di Becirovic, alza il tono della propria difesa David Hawkins e mette un po' in difficoltà Becirovic, che gli rende numerosi chili. Ancora scambio fra Becirovic e Bagaric, si prende la linea di fondo Becirovic, gran palla per Erazel Lorbek, sembrava destinato a morire con il pallone in mano Sani Becirovic, gran palla invece per Erazel Lorbek che segna. Ma Hawkins è già dall'altra parte, prova con la sua scorribanda, scarica per Bodiroga dall'automatica, vuole a tutti i costi attaccare questa difesa senza farla schierare e invece questa volta la Fortitudo ci riesce. Giacchetti si arresta nel cuore di quell'area, fischio di Cicoria contro Dalibor Bagaric, giocata di lettura molto precisa da parte di Jacopo Giacchetti. Devo fare un plauso a Giacchetti perché aveva fatto la stessa roba prima, sempre contro lo stesso Baobab, sul piano atletico intendiamoci, senza, con tutto l'affetto che sapete bene ho per Bagaric, però è il modo di attaccare questa zona qui, ovvero sia penetrazione centrale sapendo bene che lì c'è il pilone. Una volta ti va bene, ma se lo fai sempre può darsi che questo faccia l'errore, come questa volta Bagaric pur non volendo però è stato costretto a farlo. Jacopo Giacchetti in lunetta con un altro tiro libero che va a segno per Giacchetti, che poi lascia il campo facendo entrare Vlado Ilieschi. Buon lavoro di Jacopo Giacchetti, 4 punti finora nella sua partita, 2 rimbalzi, ma in questo terzo quarto ha tenuto davvero bene il campo dopo qualche difficoltà, leggendo poi bene la difesa dell'automatica. Mancinelli contro Bodiroga, blocco di Lorbek per Becirovic, si va dall'altra parte per Gerris che ha spazio perso da Vlado Ilieschi, in questo caso tripla di Vlado Ilieschi e sorpasso, ennesimo sorpasso di questa fantastica partita della Climamio, 52-51. Hawkins dentro per Tusce che arriva raddoppio di Mancinelli, fuori per Hawkins, non va, lavora Lorbek a rimbalzo, strappa il pallone, corre Kiwen Gerris, pasticcia un po', poi recupera il controllo del pallone, blocco in transizione di Bagaric che poi si butta dentro, servito Bagaric ancora isolato contro Marco Tušek, partenza di Dalibor Bagaric fermata secondo la chiamata di Sahin dal fallo di Marco Tušek. Sì, Cicoria si stava allontanando verso l'altra parte del campo, probabilmente avendo deciso per una impressione di passi che era plausibile, se non ci fosse stata, lo abbiamo visto perfettamente nel replay grazie al regista, la spinta che ha costretto Bagaric a commettere l'infrazione. E quindi rimessa per Becirovic, ha servito Gerris, ancora il blocco di Dalibor Bagaric, pallone dentro, Bagaric va a prendere posizione a rimbalzo per il tiro di Lorbek che non va, rimbalzo però è di Hawkins, poi subito l'apertura per Bodiroga, molto attenta in questo secondo tempo la Fortitudo a rientrare e a negare il contropiede alla Lottomatica. Bodiroga ancora molto lontano da canestro, 12 secondi per chiudere l'azione, ancora la zona da affrontare per la squadra di Roma, Bodiroga da molto lontano, il tiro è corto, pallone che supera la struttura ma non tocca niente, prova a salvarla Tonolli, non ci riesce, ancora un brutto attacco della Lottomatica contro questa zona. Sì, anche curiosamente non gestito, quasi come dire, ti dico, se non sapessimo che magari a 4 minuti e 30 sembrava quasi l'ultima azione, aspettiamo l'ultimo tiro, come viene, strano da parte di Roma che è sempre così accorta nei suoi attacchi. Palleggio di Gerris adesso contro Ilieschi, è tornato TJ Watson, bel anticipo di Tonolli, poi Ilieschi prima di Travis Watson recupera il pallone, c'è stato un contatto con Watson che rimane fermo, Roma attacca 4 contro 5, poi Gerris va a commettere fallo, si mette le mani in faccia TJ Watson, si arrabbia un po' Repesce, avrebbe voluto l'interruzione del gioco, andiamo a rivedere, purtroppo Ilieschi in maniera totalmente involontaria col gomito, vedete, va sul viso di Watson, direi sul naso almeno da questa immagine, questa la reazione di Rasmir Repesce, è arrivato il fallo di Gerris a fermare il gioco e precipitosamente torna in campo Dalibor Bagaric, con lui Nate Green. Sì, beh, che fosse involontario Ilieschi non c'è neanche bisogno di sottolinearlo, purtroppo succede in queste cose, l'arbitro non può fermare perché c'è un contropiede avversario, perché c'è stato un infortunio, sfortuna per chi lo subisce, anche se capisco le reprimende di Repesce.
c'è Mancinelli da numero 4 per la Fortitudo, con Green da numero 3 Gary Sebecirovic in campo anche per la prima volta stasera Wade Halliwell, il giocatore australiano della Lottomatica. Continua l'assenza di Echesi e, come ci diceva Alessandro Mamoli nel corso del primo tempo, probabilmente non giocherà questa partita. Si butta dentro Hawkins, Bagaric lo stoppa con molta facilità, poi Garris prova ad andare in velocità, fermato fallosamente da Alex Righetti. Perfino una belva fisica come Hawkins fa il terzo tempo. Guardate, se lui fa l'arresto qua, cosa può fare qualsiasi difensore al mondo? Nulla. Se fa il terzo tempo, come minimo dai proprio giustamente il tempo alla difesa di andare all'appuntamento con la palla. Problemi contro la zona dunque per la Lottomatica. Andiamo a vederla questa zona con l'aiuto della nostra Lavagna. Vedete che la zona 2-3 di Yasmin Repeja vuole coprire molta parte di campo e quindi c'è spazio comunque se si riesce a dare la palla in questa zona dell'area. Per farlo in questo caso Giacchetti, in uno dei pochi attacchi positivi della zona, prova a penetrare. Vedete che in due vanno a chiudere il possibile tiratore e quindi si crea lo spazio per penetrare in questo caso, ma non deve essere una penetrazione che vuole andare direttamente a canestro, deve essere una penetrazione che vuole arrestarsi qui per andare o a tirare o eventualmente, non in questo caso, se comunque c'è una linea di scarico, per esempio se ci fosse un giocatore qui, per scaricare e per creare un buon tiro. Roma l'ha fatto davvero poco e gli effetti sul tabellone si stanno vedendo, solamente 7 punti segnati in 6 minuti dall'Automatica nel terzo quarto. La prima legge della termodinamica asserisce: contro la zona attaccare i buchi. Stavolta ha attaccato il buco, non l'ha potuto fare chi era Bodiroga qua a 45 gradi, perché c'era il ritorno raddoppio, ancora più facile. Bodiroga poteva solo scegliere se andare nell'angolo o andare in centro, è andato in centro e lì c'era comunque un buco creato dall'inizio dell'attacco romano. Ripreso il gioco dopo il time out, ha cercato ancora Bagaric, li porta pressione Wade Halliwell, prova ad avvicinarsi a canestro Bagaric, poi fuori per Becirovic che non aspetta il blocco, prende subito il tiro, rimbalzo per Dejan Bodiroga. Andiamo dai nostri due bordocampisti dopo il time out. Prima di dirti quello che ha chiesto Repeša, ti dico un po' come stanno le condizioni di Watson. Ha preso una gomitata nella zona orbitale, però può giocare, tant'è vero che adesso è già seduto sul cubo del cambio. Repeša vuole che la palla si muova di più in attacco perché è troppo ferma. Aggiornamenti sulla situazione di Echesi, togliamo quel probabilmente perché non vedremo più in campo l'ex giocatore di Maryland. Ed è davvero un gran peccato per la bellezza della partita che Roma avrebbe potuto e voluto giocarsi con tutti gli effettivi a propria disposizione. Sapete che Thomas Van den Spiegel è andato la settimana scorsa a Mosca, al CSKA di Ettore Messina, a sostituire nel roster, non certo nel come tipo di giocatore, David Anderson, infortunato. Da questo punto di vista sicuramente più corta la panchina di Pesic. Per quanto riguarda il settore lunghi, importante sarà vedere che tipo di contributo potrà dare Wade Halliwell. Nelle ultime partite usato davvero poco, giocato 5 minuti verso Udine, contro Udine, poi 3 NE nelle ultime 3 partite. Ah, ma se sei un giocatore onesto, modesto ma nel senso positivo, non modesto in quanto non capace, modesto perché sa quali sono i suoi limiti e quindi fa quello che gli viene chiesto dalla squadra, che oltre che gli viene chiesto dall'allenatore lui stesso capisce, lui darà il suo contributo e serve, perché la rotazione soprattutto dei lunghi di Roma senza Echesi necessita per forza di un altro cambio. Ancora la difesa a tutto campo di Repeša, mette in grave difficoltà l'Automatica che adesso ha solamente 7 secondi per chiudere l'azione. Ilieschi ad attaccare Becirovic, tiro difficile ma segno dell'ex giocatore del Barcellona, canestro di Vlad Ilieschi. Si è visto poco in questa partita, ma questo è un canestro molto pesante, più 2 Roma. Questo è un canestro soprattutto per come era nato, ovvero sia da un non attacco, o meglio da una tal buona difesa che era arrivato a 8 secondi, mentre quei due punti lì che consentono poi di giocare con una maggior tranquillità anche quest'altra palla. Si lotta per questa palla, la palla è ancora viva finché Hawkins non va a sfondare contro Nate Green, ennesimo fallo in attacco subito da Nate Green. Veramente un campione nel recuperare palloni, nel costringere gli avversari a sfondare. Ancora contro David Hawkins, terzo fallo per David Hawkins, partita che resta sul più 2, 55-53 per questa bellissima serata di pallacanestro che ci stanno regalando la Fortitudo e l'Automatica. Una serata che continuerà sullo stesso livello. Io vi ricordo, dopo che terminerà la nostra diretta da Forlì, di seguire il nostro notiziario olimpico Podium intorno alle 22:30 per sapere tutto quanto è successo oggi
alle Olimpiadi di Torino. Sbaglia questa volta Becinovic, raccoglie il pallone Wade Halliwell, Ilieschi contro Becinovic, rischia un po', poi è Bodiroga a dargli una mano. Adesso Ilieschi può ricominciare a ragionare, allora si ripiazza a zona, la difesa automatica, è rientrato anche Marco Bellinelli, Bodiroga dall'altra parte per Giacchetti che attacca su Mancinelli, scarico dentro per Bodiroga, le finte contro tre avversari, ne saltano un paio, Bodiroga salta al momento giusto e appoggia il più 4 per l'automatica. Se c'è un giocatore che vuoi vedere ricevere la palla in quell'occasione, Bodiroga, perché sa proprio cosa farne, però ciò non toglie che l'autore di questo canestro è quello che ha fatto il passaggio. Green sul raddoppio, scarica su Becinovic, non c'è fallo su di lui, la palla tocca al ferro, poi Mancinelli con molta presenza riesce a salvare il pallone, lo alza Bellinelli, si lotta e Halliwell fa esattamente quello che Pesic gli chiede, un po' di lavoro oscuro nei minuti in cui viene impiegato, poi Giacchetti si butta dentro, prova a stopparlo Mancinelli, secondo l'arbitro Chiari in maniera irregolare andrà in lunetta. Jacopo Giacchetti, è certamente in queste ultime azioni la Fortitudo sta trovando delle difficoltà inattese in attacco, parte per merito di Roma, parte anche per un momento di impasse mentale che non le permette di muovere la palla, di muoversi poco senza palla, e questo porta dei tiri, al di là dell'ultimo, poteva essere anche fischiato o no quello di Becinovic, ma porta dei tiri e delle palle perse inusuali per lei. Si è visto anche Vlad Ilieschi in questo momento positivo della lottomatica, 7 punti per lui finora, ma anche 4 palle perse, 2 su 4 da 2 e 1 su 3 da 3 per il giocatore macedone, mentre qui stiamo rivedendo il tentativo estremo di Bellinelli di salvare questo pallone, poi Halliwell lo riesce a strappare, arriverà il fallo di Mancinelli sulla penetrazione di Jacopo Giacchetti. Dicevo, un Vlado Ilieschi, come vedete, che sta andando veramente al massimo. Guardate i suoi numeri, nelle ultime due partite 18 punti e mezzo contro una media di poco più di 11 a stagione, molti più assist, una percentuale del 70% da 2, del 50% da 3 e il 100% dei tiri liberi, 5 su 5 in due partite, un dato che assume ancora più rilevanza se si considera che nelle precedenti 5 partite per 4 volte non era mai neanche andato in lunetta. Vlad Ilieschi è in sicura grande crescita, il giocatore macedone oggi forse ha sentito un po' il peso di questa partita molto importante, però attenzione, Roma è avanti di 4 punti con solamente 7 punti, anche 4 palle perse nel suo playmaker. Beh, sai, certamente stasera ha cominciato un po' in salita lui, ma credo che la squadra l'abbia cominciato bene. Però lui è un giocatore che per atletismo, per coraggio, vedi quel canestro da due di cui abbiamo parlato ampiamente, e per chiamiamola pure presenza scenica, può sempre dare qualcosa, e come tutti i playmaker di una squadra nuova ha bisogno di tempo, e credo che il tempo gli stia dando ragione. Giacchetti fa comunque il suo, ampiamente il suo e qualcosa di più, adesso difende su Garris, quasi lo forza ad una palla persa, poi Garris trasforma la quasi palla persa in un contropiede, inevitabile il fallo di Wade Halliwell su Nate Green, anche se Vlad Ilieschi sta chiedendo tuttora una infrazione di passi sulla ricezione di Nate Green, secondo me senza neanche avere tutti i torti, però ancora una volta la energia, la velocità con cui fai le cose, questi sono passi abbastanza evidenti. Comunque Halliwell va a commettere fallo, fra l'altro è un momento ancora più difficile per Roma che ha dovuto richiamare in panchina Dejan Bodiroga, si è fatto a lungo massaggiare Bodiroga, però adesso lo vedo abbastanza sereno in panchina, credo che si tratti solamente del problema di un momento. Comunque perso Ekesie, adesso Bodiroga non c'è, si va con Ilieschi e Giacchetti da guardie, Righetti e Hawkins come due numeri tre, come numero 3 e numero 4, Wade Halliwell come numero 5. Sicuramente Pesic nel suo piano partito non pensava di arrivare a un minuto alla fine del terzo quarto con la partita in bilico e giocarsela con questi giocatori. Ma guarda, io credo che un allenatore come Pesic, talmente pronto al mondo, ne ha viste talmente tante, che certamente non pensava questo in particolare, però non l'aveva escluso nel suo intimo. Quello che invece vede con piacere è una squadra che poteva essere, arrivare in un momento di essere seppellita dagli avversari nel secondo tempo, ed ne è uscita per il momento alla grande. E Wade Halliwell sta facendo molto più del suo, non ha ancora tirato né segnato, però questo che avete visto è il terzo rimbalzo raccolto dal giocatore australiano, in precedenza triplone di Vlad Ilieschi, 10 punti per lui, più 7 per Roma in un ottimo momento. Andiamo a bordo campo da Alessandro Mamoli.
In realtà Bodiroga ha un piccolo problema, ce l'hai come in occasione della palla lanciata per aria prima da Bellinelli quando l'ha controllata Halliwell. Sono andati in 3 o 4 su quel pallone. Bodiroga ha accusato un risentimento agli adduttori, adesso lo stanno visitando, sicuramente non un momento fortunato per la formazione romana. Non dovrebbe essere compromessa la sua partecipazione per il resto della gara, però visto anche come stanno andando le cose, Pesci ce lo sta facendo riposare. In effetti devo anche rettificare l'impressione precedente, l'espressione, come vedete, di Dejan Bodiroga è cambiata profondamente, un po' di dolore lo senti, sta facendo massaggiare la coscia. Comunque al momento la Lottomatica sta mostrando di poter fare a meno di lui. Segna Halliwell dalla lunetta, un tiro libero del più 8 per la Lottomatica, 63-55, palleggio di Garris, ultimi 30 secondi in arrivo del terzo quarto. Chiama Watson per il blocco, slalom di Garris che poi scarica Bellinelli in angolo, esce benissimo Ilieschi su di lui, poi Green gira bene la palla alla Fortitudo, si alza Garris con un tiro importante che non va ancora, rimbalzone di Wade Halliwell che sta facendo la voce molto grossa sotto i tabelloni. Quarto rimbalzo per l'australiano che consegna la palla ad Ilieschi per l'ultimo possesso di questo terzo quarto. Ilieschi resta con Watson che poi recupera su Halliwell, ancora Ilieschi in palleggio, raddoppiato anche da Garris, c'era Bellinelli anche in zona, ancora Ilieschi che si costruisce da solo un tiro che non va, rimbalzo di Nate Green. Scade il terzo quarto in questo momento con la Lottomatica che prova a lanciare lo sprint partendo molto da lontano, più 8 a 10 minuti dalla fine, 63-55, 13 per Travis Watson e Dejan Bodiroga, 14 per David Hawkins. Momento su cui viene superata la pressione da parte di Roma, l'attacco di Roma non si ferma a pensare, ma come vedete si butta dentro approfittando del fatto che inevitabilmente i giocatori della Fortitudo sono piazzati male per aver pressato a tutto campo. Ne viene fuori una serie di rotazioni da Fortitudo che arrivano in ritardo e allora Ilieschi può mettere la tripla che è stata l'inizio del solco finora scavato dalla Lottomatica. Più 8, 63-55, è iniziato il quarto quarto ancora con Jacopo Giacchetti in campo e Dejan Bodiroga in panchina. Il palleggio di Ilieschi che adesso in questa partita ci è entrato per davvero porta a casa il secondo fallo di Nate Green e vedete che Bodiroga però è quasi pronto al rientro. Sì, uno dei rari fischi che non condivido. Questo ci, puoi fischiare questo, puoi fischiare quest'altro, per me non fischi niente in questa particolare occasione, però ci sta. Rimessa già eseguita, Hawkins in slalom in mezzo a Mancinelli e Watson, c'è il fallo secondo Tolga Sahin su David Hawkins, fallo che andiamo a rivedere. Secondo Sahin c'è una presa, come vedete dalla segnalazione l'arbitro turco, ma ormai da 3 anni in Italia e di nazionalità italiana per aver sposato Cristina Correnti, ex giocatrice, ex consigliere federale. Dicevo, il fallo di Travis Watson che però non porta punti per la Lottomatica, c'è il contropiede alla Fortitudo, sbaglia 2 volte Mancinelli, sbaglia anche Watson, la rimessa però è per la Climamio che adesso deve ancora riaffidarsi alla energia, all'intensità e al cuore dei propri giocatori per ricucire l'ennesimo strappo che la Lottomatica ha provato a dare a questa partita. Rimessa eseguita da Becirovic per Mancinelli che va con un semigancio tutt'altro che semplice a segnare 2 punti che valgono almeno 6 per Bologna. Ma è stato poi la bravura nel prendere il momento giusto del taglio, fargli arrivare la palla dove non poteva arrivare la difesa, dicendo però adesso non è che ti ho dato un passaggio facile, devi pensarci tu, ma c'è stato all'altezza della situazione. Ilieschi per Hawkins, va in scorribanda David Hawkins, si appoggia al tabellone e va a segnare 2 punti che valgono nuovamente il più 8 per Roma. Palleggio di Green dall'altra parte, arriva il blocco di Watson, Tuchek resta con Green, esagera però Marco Tuchek e va a commettere fallo sull'ex avellinese. Andiamo a bordo campo. E Repesce vuole entrare nella partita da un punto di vista fisico, ha detto fino al bonus, almeno fino al bonus dobbiamo giocare tough and dirty, cioè duri e anche sporchi, soprattutto per cercare di recuperare il pallone in attacco, attaccare il canestro.
Becirovic con la rimessa, il palleggio di Nate Green contro Bodirog, 8 minuti 45 secondi, è molto lunga ancora la partita, ma l'impressione è che possa vivere delle pagine molto importanti in questi minuti, in queste azioni. Mancinelli per Becirovic, la sua uscita a Ricciolo, gran lettura di Bodiroga che è rientrato in campo e subito si fa sentire per Righetti che va a appoggiare il canestro del più 10, del più 10 per la Lottomatica. Timeout inevitabile per Repesce. Guarda, io non avevo molti dubbi, naturalmente quello che ci dice Alessandro Mamoli da vicino alla panchina è oro colato, ma credo che l'ultima partita di questo tipo dentro fuori a cui Bodiroga non abbia potuto partecipare era la finale condominiale del 1981 a Belgrado, quindi figurati. Difficoltà per Bologna, soprattutto in attacco. Gli unici due punti finora segnati nel quarto sono arrivati con una giocata di grande lettura di tanti giocatori della Fortitudo. Questa è la rimessa precedente e guardate la posizione di Mancinelli, che in teoria qui dovrebbe portare il blocco. Seguitelo, perché il blocco lo porta Watson. Mancinelli si butta dentro vedendo il suo uomo pronto ad andare a aiutare sul giocatore che riceve il blocco. Mancinelli si butta dentro, poi c'è un gran passatore come Becirovic, ci vogliono anche delle mani fatate come quelle di Mancinelli per segnare questo canestro, però così sono arrivati due punti di classe pura, di lettura purissima, per il resto poco altro. Ancora una volta la differenza in questa partita la sta facendo la difesa. Non c'è dubbio, la sta facendo una difesa che da una parte non fa eseguire quello che l'attacco vorrebbe e da questo fa nascere poi un contropiede che spesso va a canestro con una irrisoria facilità. Però adesso, sai, adesso con 10 punti nel quarto, dal punto di vista psicologico Roma ha tutti i vantaggi del mondo, che non significa niente perché 10 punti sono un amen, ciò non toglie che si è messa nelle condizioni migliori per giocare anche i migliori attacchi contro la difesa schierata. Green riceve da Lorbeck, movimento di Bellinelli, si va dall'altra parte per la tripla di Green che non va, lavora Lorbeck a rimbalzo e questa volta Righetti deve pagare perché c'è una gran differenza atletica e di altezza fra i due. È uscito Halliwell, è tornato Tuscic, su questo tipo di tiri c'è poco da tagliare fuori, il rimbalzo è sempre del giocatore più lungo. Sì, quando il rimbalzo è semi verticale non c'è niente da fare, chi è più alto arriva a prendere la palla, se non sei in super migliore condizione è difficile che possa fare tu il pallone. Riprova la zona ancora la Fortitudo, Hawkins prova a bucarla dall'angolo, pallone che beffa l'ex giocatore di Temple. Allora Green prova a correre dall'altra parte, terzo tempo devastante di Nate Green che taglia in due la difesa della Lottomatica, prova a suonare la carica per la Climamio, in precedenza l'errore di Bellinelli con una esecuzione che ha denunciato tutte le difficoltà fisiche di questo giocatore che per una settimana non si è allenato per un problema di carattere muscolare, ma Green prova davvero a riportare sotto i suoi compagni. 8 punti per Nate Green. Adesso l'azione difensiva della Fortitudo con Watson che esce su Righetti, pallone dentro, messo un po' a caso, Hawkins lo strappa, ma scadono i 24 secondi, canestro di Green che ha dato una frustata di energia alla difesa della Fortitudo. Buon per la Fortitudo che in un secondo dalla chiusura è andata alla riapertura. Quello sfortunato tiro di Hawkins e quella eccellente penetrazione cost to cost di Green, un Green che anche in questa occasione ha dato un contributo fattivo che ha dato in difesa meno in attacco rispetto ad altre occasioni stasera. Garris in palleggio, prende il cuore dell'area, scarico per Watson che si avvicina a canestro, poi si protegge con grandissimo mestiere con il ferro. 4-0 di parzialino Climamio, meno 6, 67-59, palleggio per il Lieschi, palleggio per il Lieschi, fuori per Bodiroga, vorrebbe palla Righetti ma la palla resta a Bodiroga, è meno 6, 67-61 il punteggio, si alza Righetti sull'uscita di Becirovic, rimbalzone di Green, Becirovic già dall'altra parte, ancora Green a tutto campo, gli sporca il possesso Hawkins, poi Lorbeck per Becirovic, prova la stoppata Righetti, Becirovic galleggia un po' in aria e porta a casa il fallo. Sì, ma con una conoscenza del gioco, devo dire, non sto, trattandosi di Becirovic non gli sto, anzi probabilmente non ha fatto la cosa completa, questo era un possibile gioco da tre punti con la sua classe. Buon per la Fortitudo perché lì c'era una palla difficile e gli è ritornata in mano e Lorbeck ha fatto, dopo quel canestro del primo periodo, la prima cosa fattiva della sua gara di stasera, non alla sua altezza.
Razen Lorbeck, 18 minuti, 4 punti e 4 rimbalzi con 2 su 2 da 2 ma 0 su 2 da 3, una presenza davvero relativa in campo in una serata in cui probabilmente la Fortitudo si attendeva qualcosa in più dai propri lunghi, in una serata in cui invece la Lottomatica sta tenendo a rimbalzo 29-28 nonostante la splendida partita di TJ Watson, 15 punti, 9 rimbalzi, 5 offensivi, però oltre ai 9 di Watson è arrivato poco da Lorbeck e da Dalibor Bagaric che hanno impressionato solamente a sprazzi. Non va dimenticato che anche Bagaric si è allenato molto poco in settimana per i problemi alla schiena. Ma difatti la caratteristica della Fortitudo è quella, tu prova a pensare ai singoli. Bellinelli non è lui stasera, Green non ha fatto una gran partita, Lorbeck ne abbiamo appena parlato, Bagaric è quello che è stato, anche lo stesso Garis sufficiente ma non di più, eppure sta giocando a 6 punti con 2 tiri liberi, sono i passi, 2 tiri liberi contro una Roma che anche lei certamente non ha fatto faville sul piano individuale, ma proprio la forza di queste due squadre sta proprio nel gruppo, sono due gruppi fantastici. E non è un caso che i vari strappi dati dalla partita dalle due squadre sono arrivati soprattutto grazie alla difesa che poi ha generato qualche canestro, ma è stata la difesa delle due squadre che ha segnato finora questa partita dando ora l'una ora all'altra il vantaggio. Becirovic dalla lunetta a segnare il primo tiro libero, lui è il terzo tiratore di liberi di tutto il campionato, 88,1% per Sani Becirovic che segna anche il secondo, 4 su 4 per lui dalla linea, 12 punti per lo sloveno e si allunga ancora la difesa della Fortitudo con Green, il ladro di palloni che strappa palla a metà campo, poi attacca Bodiroga fino in fondo con il fallo di Dean Bodiroga, l'entrata di Nate Green, gran protagonista dell'ennesima rimonta Fortitudo. Ma guarda che la roba da stiamo vedendo uno sport che non ha uguali. Un centimetro, il tiro di Hawkins va dentro, non dico che è finita, però va, mi pare, a più 12 o roba del genere. Dopo hai voglia a risalire. Un centimetro invece ha toccato il ferro, guarda in un attimo una squadra del rango della Fortitudo cosa ti ha saputo inventare con palle recuperate, contropiede, finalmente questo ragazzo che è entrato definitivamente in partita anche in attacco e Dio sa quanto se ne ha bisogno la Fortitudo, soprattutto in mancanza di un Bellinelli ai migliori livelli. Nelle due stagioni avellinesi Nate Green è stato sempre il primo del nostro campionato nei recuperi, 3-8 e 2-8 nelle ultime due stagioni, quest'anno è a quota 2-7 in Eurolega, del secondo in questo senso dell'Eurolega, il dodicesimo del nostro campionato con 2.3, avete visto che però oltre ai recuperi vanno sommati i tanti falli che subisce in difesa, adesso ancora una volta questa difesa che si allunga e che mette in grave difficoltà la Lottomatica, che è vero che ha in campo tanti buoni trattatori della palla, ma la Fortitudo che è in grado con la sua straordinaria energia di occupare tutte le zone del campo. Adesso Ilieschi prova con Bodiroga, ancora una volta è un attacco per vie perimetrali, non ci sono penetrazioni, tiro senza ritmo di Vlad Ilieschi, ma messo a segno Vlad Ilieschi con una giocata tutta individuale che vale il più 4 per l'Automatica. Ah, parliamo di leadership, in condizioni così difficili andare a mettere sto tiro, è proprio un giocatore che sa veramente quello che vuole, quasi come questi due giovanotti qua che non finiscono di stupire. Ancora Watson prova a tenere vicina la sua clima mio, il pallone nelle mani di Hawkins, è uscito Bellinelli, ci informa Pietro Collago che il problema agli adduttori si è fatto sentire per il ragazzo meraviglia della Fortitudo, pallone per Hawkins, Ilieschi finta su Watson che però resta con lui, fuori ancora per Hawkins, finta su Garris, scarico dentro difficile, strappa Watson e controlla il pallone, prima il canestro del meno 2, adesso il recupero e il che regala alla Fortitudo il possesso del pareggio, addirittura del sorpasso con un'azione da 3 punti, ci prova Green, Nate Green, la tripla dall'angolo, ancora un sorpasso al Palafiera, 71-70 ed è mancano 5 minuti, Franco, manca ancora il meglio di questa partita. Ma questo è stato il riscaldamento, giustamente si chiedevano Davide Pessina e Claudio Angiolini, sarà più intensa, abbiamo visto solo la ruota, adesso giochiamo la partita. Tuscek prova a costruirsi un tiro molto difficile, lo segna e lo segna Marco Tuscek, vengono fuori i guerrieri in questo momento e tutte e due le squadre ne hanno molti con il fallo subito, canestro da guerriero puro di Marco Tuscek. Guardate con quanta sicurezza di sé fa questo palleggio, arresto e tiro, naturalmente
il fatto di aver subito fallo non è merito dell'attaccante, è sempre baccalume del difensore, ma la cosa dell'attaccante è fare quel palleggio, arresto e tiro, che diciamolo pure, Tusek non è certamente un'acciuga, riuscirlo a fare in mezzo metro in quella coordinazione, chapeau. E va a segnare anche dalla lunetta Tusce, che nuovo sorpasso a Forlì, avanti adesso l'ala automatica, 73-71, vedete Tusce che 6 punti e 2 su 6 dal campo, non sta tirando bene, ma questa giocata da 3 punti è stata un'iniezione di fiducia pazzesca per l'ala automatica. Si alza Vecinovic, tiro che entra e esce, si lotta, rimbalzo, pallone che finisce nelle mani di Ilieschi che subito prova a correre, però rientra la Fortitudo, Ilieschi per Righetti, arriva anche Tusce, Repeja prepara Mancinelli sul cubo dei cambi, ancora Ilieschi, blocco di Tusek, Bodiroga in angolo per Righetti che attacca Lorbeck, fuori per Ilieschi, fischio di Chiari, fallo, fallo in attacco di Alex Righetti, chi l'ha subito? Travis Walsh. Esatto, beh, fra l'altro questo ragazzo qua ti toglie talmente tanti problemi, questa è una giocata formidabile. Un po' naturalmente c'è la corresponsabilità dell'attacco, intendiamoci queste cose, ma lui ti toglie tanti problemi perché? Perché è talmente attivo a rimbalzo in attacco che non puoi mai subire dei contropiede se il tiro è plausibile e lui può andare a rimbalzo in attacco. Perché certamente il passaggio di apertura deve uscire dopo una lotta formidabile, come nell'ultimo caso, contro di lui. Ed è stato il quinto fallo per Righetti, ancora Green si alza, poi Tonoli lotta a rimbalzo con il neo entrato Mancinelli, si aggrappa la maglietta di Mancinelli, quarto fallo anche per Tonoli. Ma io dico sempre, adesso non sto neanche guardando il replay, dico sempre, noi tutti guardiamo la palla, diciamo il 98,9% degli spettatori e anche degli addetti ai lavori, ovvero sia parlo delle panchine, perché siamo interessati adesso la palla va dentro, chi è del mestiere deve guardare quello che è, che gli concerne, ovvero sia quello che succede sotto, e quindi la sua decisione credo che sia ineccepibile quasi sempre. Sbaglia il primo tiro libero Mancinelli in una serata in cui sta un po' litigando con i canestri, 0 su 2, ma va a rimbalzo, poi l'ultimo a toccare è proprio lui, sfortunato in questo caso il capitano della Fortitudo che aveva quasi raccolto il pallone per poi subito perderlo. 9 punti per Mancinelli, ma anche 4 su 11 dal campo, e si resta con Roma avanti di 2 punti dopo lo 0 su 2 di Stefano Mancinelli. Ultimi 4 minuti già cominciati, Hawkins si butta dentro, gran difesa ancora di Watson, non arriva il fallo subito ma arriva l'errore di Hawkins che poi si allaccia a Key Wayne Garris, fallo di Hawkins, anche per lui quarto fallo. Chiamalo frustrazione, chiamalo forse anche un pochino ingenuità, chiamalo anche venialità del fallo, perché non so se c'è stato un gran contatto, quello che invece per Roma è da chiamare, purtroppo appunto per Roma, che sono due tiri liberi regalati. Ed è quarto fallo anche per Hawkins, 4 per Tonoli, 4 per Sconocchini, 4 per Marco Tusek, 5 già commessi da Righetti, con Echesi inutilizzabile in panchina, davvero una brutta situazione per coach Pešić per cominciare questi 3 minuti e 47 secondi con Garris che prova a ridare parità alla partita e ci riesce, 73 pari, 11 per Key Wayne Garris con 8 assist consegnati per l'ex giocatore di Reggio Emilia, al quale l'aria della Final Eight sembra fare davvero bene, 73 pari, Ilieschi ancora per Hawkins, non arriva per un nulla, un'altra giocata spettacolo che l'automatica non si che fa comunque nonostante il momento della partita, ma davvero sfortunata l'automatica, ha fatto un salto assurdo David Hawkins per andare a prendere quel pallone. Poi c'è un nuovo possesso adesso per la Fortitudo con Green che resta contro Bodiroga, chiama Watson per il blocco, lo porta verso la matta sinistra di Nate Green che alza la parabola, non ci arriva Tonoli, terzo tempo di Nate Green, canestro molto semplice ma pesantissimo dell'ex avellinese. Ah sì, è semplice, un eufemismo da parte tua, dolce eufemismo giustamente, perché onestamente per andarsi a prendere quella responsabilità lì, certo è che quando Green va da quella parte pochi riescono a fermarlo, poi a questo ultimo passo in allungamento che è sempre immarcabile. Attenzione che entriamo nel momento di Bodiroga, lo sa anche Garris, fischio dell'arbitro Chiari contro Dean Bodiroga, terzo fallo per lui e ennesimo fallo in attacco della Lottomatica. Beh, anche in questo caso lo scivolamento è correttissimo, io devo dire la verità, se io faccio quello scivolamento lì metto nelle condizioni l'arbitro di dover decidere non una cosa facile ma una cosa difficile,
Quindi il merito è di Garris, poi naturalmente l'arbitro ha tutte il dovere, non la facoltà, di dover decidere in un secondo. Ancora Garris, prima con la finta e poi con la penetrazione per andare fino in fondo, tutto suo, questa volta l'allungo di Bologna, 77-73, 18 punti di Nate Green, 7 falli subiti, 6 recuperi. Dicevamo qualche minuto fa che forse oggi in attacco non lo vedevamo benissimo, deve averci sentito, probabilmente è un auricolare collegato a casa che glielo dicono, e giustamente detto, guarda che due deficienti, ha detto che non stai giocando bene. Ma al di là di quello non è pensabile, chiunque vinca, a parte il dispiacere enorme per chi dovrà lasciare questa competizione dopo che ci ha dato questo spettacolo, ma chiunque vinca, la Fortitudo non può neanche pensare di rinunciare ai giocatori che abbiamo citato più volte, senza una eccellente prestazione di questo ragazzo qua, che è la novità, se vogliamo, in un certo senso dell'anno. Non è in un cattivo momento Nate Green, questi numeri di oggi aggiungeteci nelle ultime due partite, cioè a Kaunas contro lo Žalgiris e in campionato contro Varese, 41 punti in due partite con 16 su 27 dal campo, contro Varese ne ha fatti 25 in 24 minuti, segnando le 14 nel break del terzo quarto. A Kaunas 16 punti con 5 su 7 da 2, 2 su 4 da 3, Nate Green arrivato a Bologna con una fama di gran giocatore, non proprio di un grandissimo marcatore, adesso si aggiunge anche la dimensione dell'uomo pericoloso in attacco, diventa davvero un giocatore di quelli spaziali per il nostro campionato, e lo sta dimostrando in queste ultime uscite e in questo quarto di finale che la Fortitudo affronta a due minuti dalla fine con 4 punti di vantaggio. Sbaglia Tušek sulla buona difesa di un altro grande protagonista di questa partita, cioè Travis Watson, ultimi 2 minuti di partita, più 4 clima mio e palla in mano, Becirovic contro Bodiroga, sale Watson per il pick and roll, si butta a sinistra Becirovic, fuori per Watson, in angolo per Keywayne Guerra, palleggio, arresto e tiro di Garris, non va a rimbalzo, toccato ancora da Watson ma controllato da Tonolli, mette palla a terra Tonolli, poi serve David Hawkins in palleggio, Hawkins contro Garris, va da Vladimirski perdendo 6-7 secondi dei 24 a sua disposizione, Ilieschi in palleggio, blocco di Tušek, aiuto e recupero di Watson, Ilieschi con il tiro da tre, Vlad Ilieschi, la sua personalità, il suo carisma, la sua impronta su questa partita. Altro che impronta, questa qui è l'impronta di un dinosauro, quei canestri di cui abbiamo parlato, ma questo poi che riapre una partita che non dico che si stava assopendo ai danni di Roma, però sai, se non fai mica quel canestro lì, guarda invece cosa può cambiare in un secondo. Recupero di Ilieschi e fallo subito da Mancinelli, in un attimo Roma è tornata a meno uno con la tripla di Vlad Ilieschi, adesso addirittura la possibilità del sorpasso, non andrà in lunetta la lottomatica perché solamente con il fallo di Mancinelli la Clima Mio ha esaurito il proprio bonus, questa è la tripla fantastica di Vlado Ilieschi, giocatore sempre un po' sottovalutato perché ha sempre giocato con giocatori di carisma superiore, vedi Dejan Bodiroga ai tempi del Barcellona e in questa stagione, però sta tirando fuori tutto quello che ha nel cuore, nel cervello e nelle mani in questa stagione romana. Hawkins in palleggio contro Green, adesso arriva il fallo anche di Nate Green e questa volta Hawkins andrà in lunetta. È stato astuto Hawkins stavolta, ha traccheggiato con la palla sapendo che il bonus era stato speso e dicendo adesso prima o poi arriverà qualcosa di buono per me, a patto naturalmente Prodomo Rome che metta dentro questi due liberi, se no non ha fatto una gran scelta. Ha un po' il suo punto debole Hawkins dalla lunetta, 68,2% la sua percentuale in campionato. Hawkins va a segnare 3 su 3 invece in questa serata per l'ex giocatore di Temple e di Rieti, che ha regalato proprio in extremis un altro giocatore a questa finaletta di Coppa Italia. Sapete che Max Santangelo giocherà domani per la Benetton dopo aver giocato la sua ultima partita a Rieti in Lega 2 domenica scorsa, e va a segno Hawkins anche con il secondo sorpasso per la lottomatica, ennesimo sorpasso passo di una partita fantastica. Mancinelli per Green contro David Hawkins, ultimi 10 secondi dell'azione, finta di Green, Mancinelli si alza da 3 punti, importante tiro corto, rimbalzo di Bodiroga,
prima di TJ Watson. Ultimi 30 secondi della partita, Roma avanti di 1 con la palla in mano, ma ovviamente non può arrivare fino alla fine. Ilieschi in palleggio, esce Bodiroga contro Becirovic, 20 secondi adesso, resta contro TJ Watson, lo attacca, va a cercare il fallo, era quello che voleva, però anche con un 2 su 2 Bodiroga non chiude questa partita. No, no, anzi ci sarà un time out, anzi c'è il time out, confermo. Watson, gran generosità, però voglio dire, in questa occasione secondo me non devi fare cambio, tanto quello lì non va tanto a canestro fino al momento buono dal punto di vista temporale, e forse se sta un esterno su Bodiroga almeno ha più chance di scivolare e di contenere, non che ce ne siano molte di più, perché ripeto, Watson è stato bravissimo, però è stato anche costretto a fare un fallo che regala due tiri liberi a una piccola macchinetta come è Dejan. Come è Dejan Bodiroga, 16 secondi da giocare, comunque quanti liberi segnerà Bodiroga cambierà molto della tattica di Jasmin Repeja per gli ultimi 16 secondi abbondanti che mancano da qui alla fine di questa partita. Dejan Bodiroga, una macchina, come diceva Franco Casalini, quest'anno qualche errore inusuale, frutto secondo me più che altro della stanchezza, soprattutto nelle prime giornate di campionato, quando l'ha costretto a giocare molto spesso da numero 4, a difendere sui giocatori più forti, più pesanti di lui, per esempio un libero sbagliato nel finale della partita di Livorno che è costato la partita alla Lottomatica. Bodiroga quest'anno tira con il 75% dalla lunetta in 5 stagioni di Liga ASEB, tra il 96 e il 98, tra il 2002 e il 2005, l'81% per Bodiroga in oltre 200 partite giocate. Eccolo in lunetta il fenomeno di Sregnani, con Roma avanti di un punto, 78-77, 16 secondi al termine in una delle partite più belle della stagione, segna il primo tiro libero. Dejan Bodiroga riceve le congratulazioni di Marco Tušek, pronto per il secondo libero con la consueto meccanismo, con la consueta concentrazione. Va Bodiroga anche con il secondo, più 3 per Roma, e cambio per Pešić, fuori Hawkins e dentro Giacchetti. A questo punto Pešić ha la possibilità di commettere fallo per negare un tentativo da 3 punti della Fortitudo, vediamo se sarà così. Il pallone è per Garris che va in palleggio contro Ilieschi, 10 secondi, arriva il fallo di Vlade Ilieschi, però 10 secondi sono ancora tanti, vedremo ancora diversi viaggi in lunetta da una parte e dall'altra del campo. Comunque mangiarne 6 erotti è buono, perché non puoi pretendere di fare il fallo che l'attacco non arrivi in fretta giù, quindi è stato un fallo ben speso. Adesso naturalmente rientra Hawkins al posto di Giacchetti, mi immagino, per l'azione offensiva, per i probabili, altrettanto probabili, anzi quasi sicuri tiri liberi a cui assisteremo. Tra l'altro Pešić ha tolto Hawkins, che ha 4 falli a carico, proprio per evitare che alla fine magari in una situazione di emergenza fosse costretto lui a commettere fallo. Ha messo Giacchetti, poi il fallo lo ha speso Ilieschi ed è stato il suo terzo. Segna Kiwane Garris il primo tiro libero, meno 2 per la Climamio, 10 secondi poi da giocare in questa partita. Segna anche il secondo Kiwane Garris, rimessa per Ilieschi, la Fortitudo si allunga, pallone contratto la Bodiroga, poi Ilieschi, Hawkins non commette fallo ancora la Fortitudo, lo fa adesso con Bellinelli, a meno di 5 secondi dal termine. La Fortitudo non ha voluto commettere fallo né su Bodiroga né su Ilieschi, designando probabilmente Hawkins come obiettivo principale per mandarla in lunetta, però così ha speso 5 secondi molto preziosi. Sai, quando hai poco tempo devi prendere quello che hai, oppure nega la palla a Bodiroga, se no è inutile. Adesso avete visto un Ilieschi, non dico isterico, però molto contrariato, perché non aveva torto. Hawkins, anziché palleggiare, poteva passare in angolo uno di due lunghi e probabilmente la partita finisce lì. E Bodiroga però, dall'alto della sua inesperienza, sta tranquillo che adesso ce la giochiamo. Però sbaglia Hawkins, 3 secondi, Bellinelli, c'è il fallo con Bologna sotto di 2 punti, c'è il fallo e Kiwane Garris andrà in lunetta. 10 giorni fa contro Roseto Garris va in lunetta a 11 secondi dalla fine, 79 pari il punteggio, fino a quel momento Garris ha 0 punti segnati, 2 su 2 per lui, è partita vinta dalla Climamio. Adesso due liberi ancora, se possibile più pesanti, nelle mani di questo giocatore, perché dopo in 3 secondi, anzi meno, Roma dovrà cercare una soluzione disperata per poter evitare
per poter combinare qualcosa, ma prima Garris deve segnarli questi due tiri liberi. E va a sbagliare il primo tiro libero. Kiwen Garris adesso è costretto a sbagliare per cercare il rimbalzo e il canestro dell'eventuale pareggio. Errore di Kiwen Garris, il primo della sua partita, al quinto tentativo. Errore di Kiwen Garris, adesso sbaglierà appositamente, almeno credo, il secondo tiro libero, sperando in un rimbalzo o di Watson o di Lorbeck. Si butta dentro anche Mancinelli, arriva l'errore, strappa Hawkins e la partita non è ancora finita. Il fallo su Hawkins è arrivato prima, ma adesso un secondo poco più è davvero quasi finita, diciamo, Frank. Beh, sai, se anche se ne fa due su due non ci sono dubbi, se ne fa uno su due va a più tre, immediato fallo e la partita finisce lì. Se anche ne fa zero su due, in un secondo e dieci fare un canestro che non può anche essere altro che da tre punti, perché è difficile pensare in un passaggio lungo, però porta delle percentuali talmente irrisorie che Roma credo che possa con una certa soddisfazione festeggiare una gran vittoria fino a questo momento. È stato un continuo sorpassarsi a vicenda fra le due squadre. L'ultima incollatura sembra vantaggiare la lottomatica. Adesso Hawkins segna il primo tiro libero, segnando questo darà la sicurezza matematica alla squadra di Svetislav Pesic della vittoria. Va Hawkins a segnare anche il secondo e allora è davvero finita. Bisogna solo ufficializzare il punteggio, che è 83-79. La lottomatica batte la Clima Mio, si qualifica per le semifinali per il secondo anno consecutivo. Roma fa un brutto sferzo alle Final Eight alla Clima Mio di Bologna. Con pieno merito, era arrivata un momento in cui era sull'orlo dell'abisso dopo aver assaggiato il paradiso con quel canestro che non era entrato di Hawkins,